Alexa. Eccoci qua. Buonasera a tutti, grazie a chi è venuto per assistere a questa serata di presentazione dei candidati europei. Io sono Massimo Pitui, organizer del Meetup Rovereto, gruppo di attivisti locali di Rovereto. E niente, sono molto orgoglioso di essere riuscito, assieme ai miei amici attivisti del Meetup 5 Stelle Rovereto, di essere riuscito a organizzare una serata come questa. Non capita spesso di vedere 9, perché devo premettere che erano in 12 inizialmente, ma per motivi vari 3 purtroppo hanno all'ultimo momento dovuto dire di no, e quindi pazienza, rispettiamo queste, anche perché non è colpa loro, sono problemi di natura personale. Quindi comunque io li ringrazio in ogni caso di aver accettato l'invito, anche se non sono potuti venire. E niente, ritornando a noi, io qui 9 candidati su 15 della circoscrizione nord-est, che vi ricordo comprende il Trentino, l'Emilia Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Quindi io direi che un applauso se lo merita solo per il viaggio, per essere venuti fino a una città come Rovereto. Grazie a tutti. Ora vi dirò i nomi dei candidati che sono qui presenti, dopodiché lascerò la parola a loro, io mi siedo, così evito di fare danni. Vi presento Matias Diaz, poi, grazie, Sabrina Pignedoli, la capolista, Viviana Dalcin, la più votata, Elena Mazzoni, Claudio Fochi, Nadia Piseddu, ciao Nadia, Cinzia Dalzotto e il beniamino di casa, perché è l'unico trentino, Cristiano Zanella. Ora passiamo la parola a Matias Diaz, che si presenterà a voi. Ustia! Sì, è sempre quella la cosa de... scusate, chiedo scusa. Infatti mi sembrava strano che stava andando troppo bene. Alessandra Guatteri. Dai, per 2 minuti sono stato quasi bravo. Mattias, parola a te. Allora, io vi chiedo scusa perché dovrò andare via, un'urgenza. E intanto vorrei ringraziare tutti quanti per essere venuti qui, ma soprattutto per chi, cioè, vorrei ringraziare chi ha organizzato tutto questo. Tutto Massimo, che vorrei un applauso per lui perché si è dato da fare tantissimo in questi giorni, insomma ci ha sostenuto i nostri capricci, i nostri desideri, no non è vero, è stato veramente comprensivo, ci ha aiutato sempre. Va bene, questa Europa sapete benissimo che non ci piace, questo Parlamento europeo non ci piace perché non è democratico. Perché non è democratico? Perché gli europarlamentari non hanno diritto di iniziativa legislativa, cioè significa che non possono portare le istanze del nostro territorio all'interno del Parlamento europeo, ma neanche di altri territori, quindi non si possono portare le istanze o comunque iniziative legislative all'interno del Parlamento europeo, bisogna aspettare il diktat della Commissione europea e soprattutto del Consiglio d'Europa. Questa cosa non ci piace perché non è democratico, non è possibile che l'unico organo che viene eletto democraticamente da parte di tutti i cittadini aventi diritto dell'Unione Europea non possa esprimersi attraverso i propri rappresentanti. Questa è una vergogna, va cambiata, l'Europa va cambiata per questo motivo, perché non è democratica. In questo momento noi, che siamo tra l'altro per la democrazia diretta, dobbiamo anche lavorare per rafforzare gli strumenti di democrazia diretta e partecipativa, cioè le petizioni al Parlamento europeo e le iniziative dei cittadini europei. Io sono firmatario di 2 petizioni al Parlamento europeo, una petizione che riguarda un problema ambientale di salute in una città, in una piccola cittadina di montagna del Parmense, quindi a Borgo Valditaro, dove per problemi ambientali, dopo l'insediamento di una fabbrica praticamente, si sono verificati dei problemi ambientali e di salute, soprattutto che si ripercuotono sulla salute dei bambini, e quindi io ho potuto, in quanto cittadino singolo, quindi lo possiamo fare tutti noi, di sollevare questo caso e portarlo addirittura all'interno della sul tavolo della Commissione europea. Questo è un modo per attivarsi, che possiamo utilizzare tutti quanti noi cittadini che non siamo eletti, ecco, che non siamo
che non facciamo parte delle istituzioni in questo momento. L'altra, che è vergognosa, tra l'altro, è la chiusura dei reparti maternità. Credo che anche da queste parti sia capitato, i reparti maternità, i punti nascita delle montagne, no? In Emilia Romagna ne hanno chiusi 3 nell'ultimo periodo, a Borgo Valditaro, Castelnuovo nei Monti e Pavullo nel Frignano. Bene, dovete sapere una cosa, la petizione che abbiamo portato al Parlamento Europeo insieme a Eleonora Evi, che ci ha aiutato anche nella un'altra nostra europarlamentare della circoscrizione nord-ovest, quella petizione è stata bocciata 3 volte. È stata bocciata 3 volte da parte, no, niente poco di meno che il Partito Popolare Europeo, cioè il centrodestra, e il Partito Socialista Europeo, cioè il centrosinistra. Ed è per questo motivo che noi dobbiamo continuare a lavorare e a lottare per far sì che questi qua scompaiano e scompariscano, vadano via da queste istituzioni. Dobbiamo votarli via, per cui il 26 di maggio dobbiamo continuare a votare Movimento 5 Stelle, a trasmettere con passione, come facciamo tutti quanti noi, a dirlo agli altri, a comunicare, informare che noi non siamo degli incompetenti, ma siamo delle persone che hanno a cuore il territorio, che hanno a cuore i diritti umani, che hanno a cuore i bambini e soprattutto che hanno a cuore la politica di questo paese. Grazie. Ora diamo la parola a Sabrina Pignedoli, la nostra capolista, che ci presenterà. Buonasera, sono molto felice di essere qui con voi e ringrazio l'organizzazione per l'invito. Allora, io sono Sabrina Pignedoli, ho 35 anni e sono laureata in DAMS Cinema e in Diritto ed Economia Internazionale. Sono giornalista professionista da 10 anni, mi sono occupata in particolare delle infiltrazioni della criminalità organizzata al nord. Sto facendo un dottorato di ricerca all'Università La Sapienza, in cui mi occupo comunque di ricerca sulla comunicazione mafiosa e sulla corruzione. E sto tenendo delle lezioni all'Università Internazionale di Roma in criminalità e immigrazione. Questo è, ho un bimbo piccolo di 2 anni e abito a Reggio Emilia. E ora Viviana Dalcin. Buonasera a tutti, sono appunto Viviana Dalcin, io sono di origine trevigiana, di Vittorio Veneto, però vivo da tanti anni a Trieste, dove ho studiato economia del commercio internazionale e mercati valutari. Mi sono poi specializzata a Londra in finanza quantitativa e da oltre 15 anni lavoro nell'ambito della finanza e degli investimenti. Mi sono occupata di emissioni obbligazionarie per un grosso gruppo assicurativo internazionale e ora lavoro appunto negli investimenti sulle polizze assicurative. Mi sono candidata perché da anni faccio attivismo a Trieste, sono stata organizer del meetup locale, mi sono battuta per varie battaglie locali, in particolare per la ferriera che è la nostra piccola Ilva, facendo presidi giorno e notte, ma soprattutto la battaglia che più mi ha coinvolta è stata quella della contro la riforma costituzionale del 2016 voluta da Renzi, perché nessuno deve permettersi di calpestare appunto la cosa più bella che abbiamo, che è la nostra Costituzione. Basterebbe attuare quella per avere un programma magnifico, ma un programma bellissimo ce l'ha il Movimento 5 Stelle, ne conosciamo tanta parte, e quello di cui vorrei occuparmi proprio gli aspetti economici e finanziari. Abbiamo un austerity che non abbiamo voluto perché ci hanno chiesto di girarci dall'altra parte, di occuparci del nostro lavoro, delle nostre ferie, ma non di quello che facevano. Infatti l'informazione non ha mai aiutato a cercare la verità. Tanti spettacoli della chiacchiera e soprattutto organismi internazionali poco noti e sicuramente tante istituzioni finanziarie ci dicevano qual era la Costituzione giusta per noi, cosa dovevamo cambiare. E ci dicono anche quale politiche dobbiamo adottare in Italia, togliendoci di fatto la libertà. Un provvedimento che l'Unione Europea vorrebbe prendere e ci troverà contrari è quello dell'istituzione di un fondo monetario europeo che vorrebbe andare in aiuto ai paesi più deboli e in cambio di toglierci le politiche diciamo economiche, la politica sociale tutta, di toglierla ai paesi, no? Che vengono aiutati, così come è successo con la Troica per la Grecia. Proprio in quell'istante noi forse ci siamo finalmente svegliati, abbiamo capito che dobbiamo fare la nostra parte di cittadini attivi e non lasciare che facciano loro con delle scelte che noi non conosciamo, la trasparenza è quasi nulla.
dall'Unione Europea, è stato eletto Juncker presidente della Commissione, nessuno di noi sa bene perché, anzi lo sappiamo, perché ha creato paradisi fiscali come quello del Lussemburgo che permettono a concorrenze che operano nello stesso territorio europeo di concorrere appunto in maniera sleale, completamente sleale, pagando fino allo 0% di imposte. Abbiamo un sistema fiscale completamente disomogeneo perché abbiamo un'IVA che è in regime transitorio ancora dal 1993, vuol dire che ogni paese adotta l'IVA che vuole, anzi è obbligato ad aumentarla come ci stanno minacciando di fare dall'Unione Europea e rendendoci svantaggioso il produrre in Italia. Così tante aziende che lavorano in vari paesi europei vanno a poi fare arbitraggi tra un paese e l'altro dichiarando magari maggiori redditi lì dove l'IVA è più bassa. E poi non ci va questa politica monetaria europea che non sta aiutando i cittadini, sta aiutando soltanto le istituzioni finanziarie. Di fatto una banca centrale europea che non compra il debito nel mercato primario sta semplicemente aiutando le banche. Noi vogliamo cambiare il mandato della BCE, vogliamo che non sia più il mero controllo dei prezzi, un'assurdità, ma che sia la piena occupazione e la crescita. Tanto altro ancora ci sarebbe da fare, ma l'importante è quello che ribadisco sempre, che il programma del Movimento c'è al centro il cittadino. Dobbiamo portare in Europa un nuovo umanesimo e noi come italiani lo sappiamo fare probabilmente meglio di altri. Dobbiamo riscoprire la solidarietà, un'Europa madre e non matrigna. Grazie. Grazie Viviana. Adesso Alessandra Guatteri. Ce l'hai fatta. Sì, questa volta. No. Guatteri. Guatteri. Troppo forte. No, buonasera a tutti. No, è che Massimo è da oggi pomeriggio che è in difficoltà perché ha paura di sbagliare a dire il mio cognome, ma non c'è problema, gli ho detto. Sono Alessandra Guatteri, io vengo da Reggio Emilia. Al momento sono capogruppo in consiglio comunale, a Reggio Emilia abbiamo un gruppo di leoni perché abbiamo fatto 6 anni di opposizione molto tosta, talmente tosta che, come raccontavo prima, mi sono beccato una querela e pure la lettera di minacce, ma siamo andati avanti veramente mettendo in difficoltà il feudo di Del Rio, perché come sapete Del Rio, ex ministro dei trasporti, era il nostro sindaco e ne ha fatti di tutti i colori a Reggio, per questo io lo vedo un po' come il demonio e la peste, perché abbiamo voluto smascherare anche tutto quello che ha fatto nel nostro territorio, che da 70 anni vive una sorta di dittatura PD. Allora, sono anche presidente della 4ª Commissione Bilancio e Partecipate, che è una commissione consigliare permanente. Ho chiuso il mio mandato in consiglio comunale con il 100% delle presenze, ho fatto 163 consigli comunali su 163 perché volevo rendere onore a tutti coloro che avevano scritto Guatteri sulla scheda, mi sembrava la migliore risposta quella di essere sempre presente. Nella vita, allora, io mi occupo di piccola e media impresa, ho una laurea in economia in Bocconi, ho una formazione post laurea in controllo di gestione e gestione delle risorse umane e ho un executive master per consigliere di amministrazione di società quotate e non quotate, pubbliche e private. Ho sempre lavorato in azienda, sono partita dall'Ilva, quando ancora l'Ilva, che adesso tutti conoscete e che sappiamo tutti cosa è successo dopo, però allora era un'impresa a partecipazione statale, perché c'era ancora il Ministero delle Partecipazioni Statali, e quindi ho iniziato lì in area finanza, mi occupavo di merger and acquisition, praticamente acquisizione e dismissione, operazioni straordinarie. Sono poi passata ad occuparmi di progetti europei per lo sviluppo dell'imprenditorialità, ho gestito un progetto Fare, un progetto per l'imprenditorialità Nord-Sud, quindi ho lavorato in Polonia e Repubblica Ceca soprattutto. Sono poi diventata responsabile della gestione risorse umane, organizzazione e sistemi informativi di una grande azienda di formazione e consulenza che opera tra Reggio Emilia e comunque ha sede in varie parti in Italia e anche all'estero, e successivamente ho aperto un'azienda nel settore dell'oliodinamica. Attualmente sono advisor per la sostenibilità economica, sociale e ambientale d'impresa, che significa che mi occupo sostanzialmente di piccole e medie imprese. Io ho scelto la piccola e media impresa perché secondo me il piccolo imprenditore rappresenta la vera forza di questo paese e la spina dorsale sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda le possibilità di sviluppo.
La cosa gravissima è che oggi è il mio compleanno e quindi dopo io gradirei un tanti auguri a 5 Stelle, perché abbiamo scelto di passare il compleanno qua a Rovereto. Sono molto contenta perché Massimo veramente ha fatto un'organizzazione straordinaria, c'è stato sul collo per 3 settimane senza lasciarci tregua. Io ho dovuto rinunciare, nonostante sia molto affezionata a festeggiare il mio compleanno con la famiglia, però ho pensato che stasera la mia famiglia sarete voi, quindi vi ringrazio. Allora, Elena Mazzoni. Vediamo, si sente? Mi sentite? Allora, sono Elena Mazzoni e vengo dalla provincia di Reggio Emilia, Reggiolo, la trovate sulla Brennero, forse qualcuno ci è passato. Sono laureata in filologia a Bologna e dopo la laurea sono abbastanza curiosa, quindi mi sono presa una specializzazione in progettazione di prodotti multimediali e ho lavorato per quasi 3 anni in una importante azienda di web marketing. Poi sono tornata alla mia vocazione primaria e quindi da allora insegno. Sono attivista dal 2009. Nel 2009 ho inseguito questo sogno, ho scoperto il blog di Beppe Grillo e le liste civiche e quindi ho sentito che dovevo dedicare la mia vita, il mio tempo libero a questa grande causa, perché ero stanca di tutti quegli scandali che si sentivano alla televisione, che quasi non indignavano più nessuno, e poi ero stanca di tutti i problemi che c'erano sul nostro territorio, malattie, persone che conoscevo che si ammalavano di tumore, e noi viviamo nella zona più inquinata d'Italia, nonché di Europa, quindi mossa da queste cose mi sono subito, insieme a alcuni amici, una sera abbiamo cominciato a mettere in piedi una prima lista 5 Stelle nel 2009, così molto all'ultimo, non siamo riusciti a ottenere consiglieri allora, ma è stato un inizio, perché poi nel 2014 insieme al mio gruppo sono stata candidata a sindaco e sono arrivata seconda nel mio comune, quindi sono, diciamo, il primo consigliere di opposizione, sono capogruppo, siamo in 2. E poi sono stata eletta anche in Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, che è un consiglio sovracomunale al quale afferiamo una parte del nostro bilancio. Il mio paese è stato distrutto dal terremoto nel 2012, quindi è un paese molto particolare in cui si sta ancora facendo la ricostruzione e è stato difficile fare opposizione in queste condizioni, perché comunque molti atti che passavano erano legati alla ricostruzione. Poi noi abbiamo effettuato diverse critiche, perché ovviamente con gli edifici in deroga anche lì c'era una certa, diciamo, arbitrarietà nelle scelte che venivano fatte da parte dell'amministrazione, però insomma era comunque una situazione complicata. Un'importante battaglia che come Movimento 5 Stelle abbiamo portato a casa è stata quella di difendere il nostro territorio, che abbiamo scoperto essere stato destinato dalla regione Emilia-Romagna, dall'amministrazione PD, a zona di ricerca di idrocarburi. Questa ricerca veniva effettuata facendo delle vibrazioni con dei camion sul nostro territorio, ma il nostro territorio era già ferito dal terremoto, quindi siamo riusciti a fondare un sacco di comitati, a raccogliere un sacco di firme, e qualche mese dopo la regione ha fatto dietro front. Ve lo dico questo perché a volte siamo un po', magari ci facciamo un po' abbattere quando vediamo che la nostra azione non arriva subito. Noi siamo all'opposizione, siamo 2 consiglieri contro una maggioranza decisamente superiore, quindi il nostro voto, ovviamente molte discussioni in consiglio comunale finiscono: ah bene, avete finito, votiamo, abbiamo più voti noi, grazie. Però quello che noi portiamo è molto importante, perché innanzitutto loro sono costretti a comportarsi in un certo modo, perché tutto quello che fanno di scorretto esce. E seconda cosa, sensibilizzando la popolazione nel nostro territorio su certe tematiche, poi si ottengono risultati come questo, che per me è un grande risultato. Grazie. Grazie Elena. Ora parola a Claudio Fochi. Il microfono dovresti averlo lì, senza importunare la Pignedoli, grazie. Buonasera a tutti.
Mi chiamo Claudio Fochi, sono consigliere comunale uscente di Ferrara. E in questo primo mio intervento presenterò me stesso, dirò qualcosa su me stesso, magari anche sulle motivazioni che mi hanno spinto ad arrivare a questo punto, e magari in un secondo intervento sarò un po' più specifico su punti del programma che magari potrei anche accennare rapidamente adesso. Sono laureato in lingue e civiltà straniere e ho avuto molta esperienza nel settore turistico, sia a livello di incoming che outgoing negli ultimi 30 anni, e sono questi due settori strettamente collegati all'internazionalità. La mia professione di insegnante di istituto superiore mi ha portato a fare anche formazione per insegnanti sui temi europei e a organizzare degli scambi scolastici fra istituti europei e fra docenti, che mi hanno dato veramente modo di conoscere praticamente quasi tutta la realtà europea. In particolare ricordo due di questi confronti con l'Europa, con gli insegnanti, con le scuole europee. Uno sulla Europa dell'istruzione, e vi garantisco che confrontarsi con gli altri paesi europei su come è gestito questo settore così importante della pubblica istruzione, per me ha voluto dire confrontarmi con tantissime realtà diverse, completamente diverse l'una dall'altra, sia per quanto riguarda gli orari di insegnamento, sia le metodologie, e sia anche come le scuole sono finanziate e gestite. È stato un arricchimento straordinario. Un altro di questi mega progetti, dico mega perché erano coinvolti tantissimi paesi europei, è stato sulle trasparenze delle certificazioni. Voi sapete che ogni Stato dà delle certificazioni scolastiche, noi abbiamo cercato di fare il punto della situazione e vedere fino a che punto queste certificazioni si possono spendere nei vari paesi, perché stiamo andando verso un'Europa dove probabilmente ci sarà più unità politica e forse anche più unità in questo settore dell'istruzione. E appunto quest'ultima cosa è stato oggetto anche di un corso di formazione che ho fatto per insegnanti. E, diciamo, perché ho deciso di candidarmi per le elezioni europee? Per molti motivi, non posso spiegarveli tutti per questioni di tempo, ma uno di questi è per portare avanti l'esperienza istituzionale che ho avuto come consigliere comunale, che mi ha enormemente arricchito, mi ha fatto capire anche molti meccanismi. Potrei raccontarvi degli aneddoti e anche delle realtà, per esempio nei settori di competenza specifica miei, ossia la scuola, l'istruzione, il turismo, la cultura, ho ottenuto risultati. Ma se una persona anche in settori di non propria competenza può ottenere risultati straordinari. Mai avrei sognato, prima di fare il consigliere comunale, di ottenere risultati concreti nel tema, per esempio, del gioco d'azzardo, nella bloccare, limitare la pubblicità del gioco d'azzardo. E io credo in questo attivarsi per coinvolgere i cittadini. Infatti, nella seconda parte del mio intervento approfondirò questo aspetto della partecipazione che noi dobbiamo portare in Europa. Arrivo alla conclusione di questa prima parte dell'intervento dicendo che io credo che tutti i candidati alle elezioni europee dovrebbero impegnarsi per ridurre quel gap di partecipazione democratica che c'è nei confronti dell'Europa. Non è possibile che fra 500 milioni di cittadini europei vengano l'elettorato
dell'Europa venga tirato in ballo una volta ogni 5 anni mettendo una croce su un simbolo e basta. Vi dirò nella seconda parte del mio intervento come declinare questo aspetto in Europa, ma prima voglio aggiungere un'ultima postilla. Credo che sia importante la competenza linguistica per affrontare un impegno di questo tipo, perché in un gruppo politico, più che partiti si chiamano gruppi politici, quelli europei dove ci sono almeno 7 nazionalità diverse, almeno, cioè deve essere composto da almeno un quarto degli stati membri, trovandosi con persone di nazionalità diverse, è chiaro che bisogna implementare una comunicazione con lingua internazionale che ti fa accedere, se hai forti competenze linguistiche, prima agli atti e comunicare con i colleghi politici del proprio partito. Insomma, credo che la competenza linguistica, una competenza linguistica forte, sia molto importante. Ecco, concludo la prima parte del mio intervento. Grazie Claudio. Nadia Piseddu, e faccio una premessa, visto che chi ti ha anticipato ha un po' sta facendo di tutto per mettervi in difficoltà, chiedo almeno a te di non farlo, grazie, a livello di tempi, perché poi dopo nella seconda parte avete più tempo, ma questa era una cosa tac tac toccate fuga. Grazie. Ciao a tutti. Non funziona? Funziona? Ok. Allora sì, perché in realtà la serata era stata impostata su una presentazione dei candidati e poi dopo sui temi europei, la discussione dei temi europei, è per quello che ci riprendeva, diciamo così, Massimo. Io mi presento, mi chiamo Nadia Piseddu, sono emiliana, sono della provincia di Modena e sono l'unica candidata per la provincia di Modena. E come appunto gli altri ragazzi sono candidata alle elezioni europee. E vi racconto in questi 2 minuti un po' chi sono. Io ho 30 anni, anche se tanti si dicono che sono piccole, in realtà non sono così piccole, quindi ci tengo a dirlo. Ho 30 anni e mi sono laureata al Politecnico di Torino in ingegneria aerospaziale. E il mio attivismo nel Movimento 5 Stelle è proprio nato là a Torino. Erano gli anni della crisi profonda dell'Italia, quando io ho iniziato il mio attivismo. Un sacco di persone intorno a me avevano perso il lavoro e io ero in procinto di laurearmi, ma non avevo nessuna intenzione di andare a lavorare all'estero, essendo molto legata alle mie origini, a casa mia comunque. E quindi un giorno ho detto, ok, non posso pretendere che qualcuno faccia qualcosa se io non sono la prima a impegnarmi a cercare di cambiare questa situazione. Allora avevo letto il blog di Beppe Grillo, avevo cercato i meetup, allora i meetup erano ancora lo strumento principale per incontrarsi, e sono andata nel primo incontro sotto la Mole nel 2012. Sono andata sotto la Mole e lì ho incontrato delle persone che avevano dei progetti da portare avanti. C'era chi aveva formato il comitato per fermare l'inceneritore del Gerbido e chi portava avanti dei progetti di economia. Estasiata da quella serata, ho telefonato alle persone che abitavano dove abito io, Vignola, e ho detto, ok, dobbiamo fare qualcosa, sentite i ragazzi che magari sono già sul territorio, nei comuni limitrofi, e cerchiamo di organizzarci. Con mio enorme stupore ho scoperto che a Vignola non c'era ancora un gruppo, e quindi ho iniziato a darmi da fare per crearne uno. Nel 2014 sono spinta dai ragazzi appunto che componevano il mio gruppo, sono stata candidata a sindaco e sono entrata nel 2014 nel Consiglio Comunale di Vignola come vicepresidente del Consiglio Comunale. Sono state tantissime le battaglie che abbiamo portato avanti, la maggior parte erano basate sul welfare del cittadino. Una delle prime mozioni che ho presentato come membro della commissione elettorale è stata la nomina in via prioritaria di scrutatori, disoccupati, inoccupati e studenti. È stata la prima mozione che sono riuscita a portare a termine e che tutt'oggi, anche se io non sono più parte di quel consiglio comunale che ho fatto cadere per altri motivi, viene comunque utilizzata ancora.
Altra tematica che sono riuscita comunque a portare all'interno dello statuto, ho modificato lo statuto grazie comunque anche a parte della maggioranza, siamo riusciti a modificarlo, abbiamo inserito il concetto dell'acqua pubblica. L'acqua pubblica, dove c'è stato un referendum dove la maggior parte degli italiani ha ribadito il concetto che l'acqua dovesse rimanere pubblica. Questo è stato scritto all'interno dello statuto di Vignola per dargliene un'evidenza. Sempre all'interno dello statuto di Vignola abbiamo lo statuto più innovativo d'Italia per quanto riguarda la democrazia diretta. Abbiamo introdotto un sacco di strumenti per la democrazia diretta del cittadino, dai referendum senza quorum alla parola al cittadino, ai consigli comunali aperti. E, mi sono occupata di altre tematiche, ad esempio la sicurezza. Da noi c'era un grave problema di personale della polizia municipale, mancavano i vigili e quindi questo è anche un altro punto di cui mi sono occupata. Poi vedo che Massimo mi guarda e quindi io rimango a disposizione e passo la parola agli altri. Grazie. Ora parola a Cinzia Dalzotto. Così? Mi sentite? Ok. E infatti sembra che non vada, eh. Buonasera a tutti, sono Cinzia Dalzotto, io faccio più veloce perché a differenza di tutti i miei colleghi qui non ho... Allora, rifacciamo. Buonasera a tutti, sono Cinzia Dalzotto. E come stavo dicendo, a differenza dei miei colleghi qui, io non ho esperienze precedenti nel Movimento 5 Stelle, quindi farò veloce. io mi sono iscritta al Movimento circa 3 anni fa, dopo una lunga delusione, siccome io votavo PD, a un certo punto non se ne poteva più e ho iniziato veramente a vedere che l'unica forza politica che ancora nella quale ritrovavo i miei valori era il Movimento 5 Stelle. Quindi mi sono iscritta e sono qui oggi perché effettivamente quando ci sono state le primarie online ho provato, ho mandato il curriculum e effettivamente ringrazio il movimento perché effettivamente permette a persone anche come me, semplici cittadini, di partecipare e di provare. Io sono di origini bellunesi, vengo da Santa Giustina, provincia di Belluno. Però sono il classico cervello in fuga perché infatti adesso vivo a Neuchâtel in Svizzera dove insegno all'università di Neuchâtel. Sono partita dopo l'università, ho iniziato con un dottorato in Germania, dopo la Germania sono passata alla Svezia dove sono diventata professore assistente. Andando poi dall'Università di Berkeley per un semestre come visiting scholar e poi sono arrivata in Svizzera dove ho avuto un posto da professore associato. Quindi ecco, ho avuto un percorso un po' diciamo movimentato che però mi ha permesso di conoscere, beh, a parte di imparare 4 lingue, ma soprattutto di conoscere le culture di vari paesi europei. Ho vissuto 7 anni in Germania, 4 anni in Svezia, un anno e mezzo in Inghilterra, 6 mesi in America e ora da 10 anni sono in Svizzera. Quindi ho avuto modo di conoscere un po' non solo la cultura ma anche i sistemi amministrativi, politici degli altri paesi, quindi di vederne vantaggi e svantaggi. E ho pensato che questa esperienza potesse essere utile al movimento, soprattutto perché io stando all'estero mi accorgo di come viene percepito il movimento anche all'estero. Si parla dei 5 Stelle semplicemente come una forza politica populista e euroscettica. Io non mi ci ritrovo in questo, il movimento è molto di più e sì, uno può dire che è euroscettico nel senso che l'euro così com'è da solo probabilmente non potrà più funzionare per molto. Se anche l'Europa e in tutto il resto dell'assetto politico non si adegua. Il Movimento 5 Stelle porta avanti un programma che si basa su dei valori, che si basa soprattutto sul fatto che ci devono essere pari opportunità per tutti e secondo me questa è la cosa importante ed è questa la cosa che non... un po' anche perché forse sono i media stessi a non farla passare. Grazie.
Ecco, grazie Cinzia. Ora parola a Cristiano Zanella, che sicuramente farà meglio degli altri. Velocissimo, telegrafico. Buonasera a tutti. Va già finito. sono Cristiano Zanella, a Trento. Sono laureato in economia politica nel 1996, ormai un bel po' di tempo fa. Sono sposato, ho due figlie e sono dottore commercialista, revisore legale e mediatore commerciale. Dopo una breve esperienza di insegnamento all'università, da cui sono fuggito, quanto si sa è notorio che è comunque contingentata dalla politica, e ho fatto delle esperienze come consulente in progetti europei con partner quali l'IRST, l'Università del Michigan, l'Università di Karlsruhe e altre università sparse in giro per il mondo, e ho cominciato a lavorare in aziende nei quali faccio degli interventi, non come professionista, ma in realtà poi mi vogliono sempre assumere come dipendente, come direttore di amministrazione, finanza e controllo. Io vado nelle aziende che hanno un po' di problemi organizzativi, cerco di sistemare, ho una mentalità tra il fiscalista, il commercialista e l'informatico gestionale, allora riesco a ottimizzare processi, eliminare le ridondanze e spesso anche a portare un po' di allegria nei gruppi di lavoro. A volte, molto spesso, ci sono delle dinamiche aziendali che portano contrasti, in realtà basta una risata a volte. Bolzano è una multinazionale tedesca con 25 sedi, faceva $1.2 miliardi di fatturato, che ho saputo 3 anni fa è stata acquisita da un'azienda che fattura 26 miliardi. Pensavo si fossero sbagliati, in realtà quello che è il bilancio della provincia di Trento, tanto per dare un'idea della dimensione. Ecco, mi sono avvicinato al movimento perché mi sono appassionato ai temi di democrazia diretta, nel quale ho dato una mano a Alex e a Stefano, che sono qua davanti, a scrivere poi un disegno di legge presentato in provincia per introdurre strumenti di democrazia diretta, che è ancora in ballo dopo anni ormai. E poi ho portato avanti battaglie accanto a Filippo sui vitalizi, abbiamo avuto una bella soddisfazione in questi due l'altro ieri con la decisione della Consulta, che ha sancito quello che dicevamo sempre, che il diritto acquisito in questi casi non esiste. Adesso anche la Consulta ha detto che il taglio degli anticipi dei vitalizi qui in regione, come noi sostenevamo, era costituzionalmente protetto, diciamo. E ecco, poi tante altre battaglie, mi fermo qui, tanto dopo parleremo. Ecco, ci sentiamo dopo. Benissimo, questa prima parte di interventi è terminata, io vi ringrazio di essere stati perfetti nei tempi, grazie a tutti. E niente, adesso prima di iniziare la seconda parte, dove entriamo proprio nello specifico dei programmi del Movimento 5 Stelle, abbiamo deciso con tutti i candidati ad ognuno di loro di consegnare un tema su cui loro poi intervengono e niente, mi sto impapinando. E lo dico anche a voi, così sapete il perché mi comporto così. Sono 5 minuti a testa per fare un tema già prestabilito. Quindi vi parleremo adesso del programma, ma prima di questo io volevo ringraziare Leonardo Schiavone di Movi Radio, che ci sta facendo la diretta. Lo ringrazio infinitamente, è venuto proprio apposta, grazie. Ringrazio i nostri consiglieri che sono qua in aula, il consigliere provinciale del Trentino Filippo De Gasperi, che dopo lo faremo parlare, l'altro consigliere provinciale Alex Marini, che anche lui dopo lo faremo parlare, sempre di Trentino, il consigliere provinciale Diego Nicolini, grazie di essere venuto dall'Alto Adige. E niente, i ringraziamenti sono finiti, ringrazio ovviamente i miei amici attivisti del Meetup Rovereto 5 Stelle e anche gli altri amici del Meetup Trentino che hanno coadiuvato il lavoro per rendere possibile questa serata. Quindi grazie a tutti e ora parola di nuovo nell'ordine di lista ai nostri candidati. Mattias è andato via, quindi lo salutiamo di nuovo e iniziamo con la Sabrina Pignedoli che ci parlerà del suo tema. Allora,
Come vi ho detto nella presentazione, io mi sono occupata delle infiltrazioni dell'Andrangheta al nord e poi sono diventata consulente della Commissione Antimafia, quindi mi sembra il percorso naturale quello di cercare di portare il contrasto delle mafie anche a livello europeo. Perché come voi ben sapete le mafie non sono più le mafie violente di una volta che sono radicate in un territorio e hanno il controllo solo di quel territorio. Le mafie si sono espanse al nord, però si sono espanse anche all'estero. E sono diventate imprenditrici e sono difficili da poter vedere. Colpire i patrimoni delle mafie è il primo modo per cercare di arginarle. La mafia sembra un fenomeno che non riguarda tutti quanti noi, in realtà ci riguarda sempre molto da vicino, perché le mafie fanno concorrenza sleale ai piccoli imprenditori che si trovano costretti a chiudere perché non riescono ad essere concorrenziali sul mercato, fanno concorrenza sleale perché hanno moltissima liquidità e quindi anche nei momenti di crisi loro riescono ad andare avanti, mentre le piccole imprese delle persone che lavorano in modo onesto dal mattino alla sera sono costrette a chiudere perché magari le banche a loro non danno prestiti, mentre invece che cosa succede? Alle imprese mafiose i prestiti vengono dati. A fronte di una dichiarazione di redditi di 4.000 euro, io ho visto su alcune carte atti giudiziari, è stato dato un prestito di 1.000.000 di euro. A quante famiglie, a quante imprese viene dato questo prestito? A pochissima, nessuna. Quindi contrastare le mafie è un modo per cercare di salvare e tutelare la nostra economia. Ma come dicevamo, non si può cercare di combattere le mafie stando solo in Italia. Considerate che il 416 bis, cioè l'articolo di associazione mafiosa, esiste solo in Italia. Quindi l'impegno del Movimento 5 Stelle è quello di cercare di estendere questo articolo anche nel resto d'Europa, ma assieme a questo articolo anche la legislazione italiana per quel che riguarda per esempio il sequestro dei patrimoni. All'estero per riuscire a sequestrare i patrimoni bisogna indicare con esattezza qual è il reato specifico che ha prodotto questi patrimoni in eccesso. Capite che diventa molto difficile, perché per esempio, non so, nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti bisognerebbe dire con esattezza qual è la cessione che ha prodotto il reddito in eccesso. In Italia invece è differente. In Italia si possono sequestrare i patrimoni solo nel momento in cui c'è una differenza tra il reddito dichiarato e il bene posseduto. Se per esempio io dichiaro 10.000 euro all'anno, non posso avere 3 milioni di euro di patrimonio. E se il giudice mi può bloccare questo patrimonio e tocca a me spiegare come ho fatto io con i miei 10.000 euro ad ottenere quel patrimonio, all'estero non è così. E quindi che cosa succede? Che questi personaggi per cercare di sfuggire alla legislazione italiana vanno all'estero con valigette di soldi e investono e vengono ritenuti benemeriti della società. Questo non va bene, perché se noi li blocchiamo in Italia e poi investono all'estero, qual è la differenza? Quindi bisogna cercare di creare una normativa antimafia che sia comune a tutti gli stati. Un'altra cosa, bisogna cercare di formare le polizie degli altri stati, perché è inutile esportare la nostra legislazione se poi non c'è una formazione da parte delle forze dell'ordine tale per poter riconoscere e contrastare efficacemente il fenomeno. Quindi il nostro progetto è anche quello di agire su Europol ed Eurojust, che sono questi organismi di coordinamento internazionale che possono riconoscere il fenomeno e contrastarlo. Un elemento inoltre che è strettamente collegato, ci sono altri filoni che sono strettamente collegati, diciamo così, al pericolo mafioso, sono per esempio quello delle agromafie, delle ecomafie e poi ovviamente la corruzione. La corruzione in Italia, abbiamo fatto una bellissima legge come Movimento 5 Stelle, che è lo spazza corrotti, che finalmente dopo decenni ci voleva e si è riusciti a creare delle pene serie per disincentivare la corruzione, quindi per esempio il DASPO a vita per coloro che sono coinvolti in reati di corruzione e hanno ottenuto condanne superiori ai 2 anni. Questo è importantissimo, perché se voi avete un figlio non volete che un insegnante accusato di pedofilia torni ad insegnare dentro la sua scuola. Se uno è corrotto
perché deve tornare ad insegnare nelle pubbliche, cioè perché deve tornare a lavorare nelle pubbliche amministrazioni, è un controsenso. Per cui è giusto mandare via definitivamente le persone che si sono macchiate di corruzione. E poi c'è anche la gente sotto copertura per cercare di scoprire il fenomeno della corruzione, perché ovviamente è un fenomeno tra due persone, è un reato che si sviluppa tra due persone e nell'uno né l'altro hanno interesse a che questo fenomeno venga scoperto, insomma. Poi, come vi dicevo, c'è la questione delle agromafie e delle ecomafie. Per cercare di contrastare le agromafie, uno dei punti importanti è proprio quello di cercare di tutelare il nostro Made in Italy e le nostre specificità. Per le ecomafie, e vado a chiudere, per le ecomafie invece il Movimento 5 Stelle ha molti progetti per la tutela dell'ambiente e quindi anche da questo punto di vista abbiamo intenzione di portare avanti una battaglia che sia quella di tutela del territorio, tutela della salute dei cittadini, senza perdere di vista però anche gli interessi delle imprese che dovranno essere sostenute in un percorso di cercare di inquinare meno, sostanzialmente. Vi ringrazio e sto nei miei più o meno tempi. Grazie. Ora Viviana Dalcin. Io mi scuso con te Massimo e con tutti voi, ho rovinato la scaletta e probabilmente mi sono distratta con la chat, a volte mi capita. E quindi velocissimamente, tema austerity, avevamo detto solo due cose mi preme aggiungere. Una proposta del movimento che è quella di andare anche tramite la finanza ad aiutare quella che è la green economy. La green economy è uno dei cavalli di battaglia da sempre del movimento, possiamo fare qualcosa anche tramite la finanza, ad esempio agevolare i requisiti di capitale degli istituti bancari che vanno a finanziare quelle aziende che si impegnano a investire in economia sostenibile e verde. Quindi questo è un passo che si può fare. Il secondo, per me è fondamentale, è quello di rivedere quelli che sono i famosi pacchi che ci siamo presi negli anni dall'Europa, il two pack, il six pack, il fiscal compact, che ci obbligano a tenere quei famosi indici debito PIL al 60%, che oramai nessuno più li rispetta, e quello del deficit PIL al 3%. Perché dico io, come ognuno di noi è diverso, ha caratteristiche caratteriali diverse, non necessariamente buone o cattive, perché un paese, anzi tanti paesi, 28 paesi, devono essere poi giudicati sulla base di uno o due criteri. Evidentemente c'è troppa semplificazione e ci sono delle caratteristiche che abbiamo noi come italiani storicamente, culturalmente, che non necessariamente si possono essere diciamo confrontate con quelle dei paesi nordici. Pensiamo soltanto al debito privato, la propensione che abbiamo noi rispetto a quella che c'ha un paese nordico. Quindi c'è molto da rivedere. Una proposta concreta del Movimento 5 Stelle è quella di andare a togliere dal vincolo di bilancio del 3% gli investimenti socialmente utili e produttivi, tra tutti la sanità, l'istruzione, la ricerca. Sappiamo bene quanto è penalizzata nel nostro paese, tanto che appunto tante persone se ne devono scappare. E poi le infrastrutture, la messa in sicurezza del territorio, e anche in questi giorni abbiamo prova di quanto sia necessario. Questi non sono vezzi di un paese, cioè non sono investimenti vezzi di un paese, sono proprio delle necessità, perché poi se non guardi al benessere del cittadino a cosa dobbiamo guardare? Diciamo che se non abbiamo il coraggio, se non osiamo, non potremo mai continuare di questo passo, diciamo la nostra fine sarebbe sicura. Quindi cambiamo questa Europa, fino ad oggi ce lo chiedeva l'Europa, andremo lì a dire ce lo chiedono i cittadini, cara Europa. Grazie. Ok, grazie, questa volta ha recuperato tutto il tempo. Abbiamo Alessandra Guattri, vai che l'ho detto giusto. Grazie. Allora, come vi dicevo prima, no, forse non l'ho detto, lo dico adesso, io sono entrata nel Movimento 5 Stelle perché mi interessava l'ambiente. Io sono un'appassionata d'ambiente, di base sono un'ambientalista, per scelte di vita e per scelte lavorative ho diciamo individuato nei percorsi che riguardano la cura dell'ambiente i percorsi che mi interessavano. Anche nel mio lavoro, che comunque voi dite, questa è laureata in economia, lavora per le piccole e medie imprese, che c'entra? Io ho cercato di specializzarmi in tutta quella parte che adesso va molto di moda, fa reputazione, ma spesso sotto
non nasconde granché, che la parte della corporate social responsibility, l'ESG, CSR, tutta questa roba di cui si parla, che in sostanza sarebbe la responsabilità sociale e ambientale di impresa. Non dimentichiamo che abbiamo un'emergenza adesso, che è l'emergenza ambientale, e che se vogliamo in maniera rapida agire per contrastare il rischio ambientale connesso al climate change, connesso all'inquinamento e a tutto il resto, dobbiamo provvedere in maniera molto rapida a una riconversione ecologica del nostro sistema economico. Io ritengo che questa riconversione debba passare forzatamente attraverso un cambio culturale delle piccole e medie imprese e attraverso una serie di misure che nel nostro programma per l'Europa sono in maniera molto precisa, dettagliate. Quando si parla di incentivi alla green economy, si parla di energie rinnovabili, si parla di mobilità sostenibile. Il concetto di base è che con la cura dell'ambiente dobbiamo fare sviluppo e lavoro, produrremo sviluppo e lavoro. Perché? Perché la cura dell'ambiente significa cura, per esempio, dell'alimentazione, che vuol dire incentivazione e sostegno a quelle piccole produzioni locali che sono più salutari per l'uomo e più salutari per l'ambiente, che vuol dire agricoltura. Abbiamo bisogno di sostenere quell'agricoltura di qualità, quell'agricoltura più rispettosa. Ricordiamo che in Italia l'agricoltura ha dei parametri che sono più stringenti rispetto all'agricoltura di altri paesi. Abbiamo bisogno di lavorare sul made in, quindi sul dare forza al nostro brand che è l'Italia, perché già un prodotto che è che ha il marchio Italia è un prodotto che si vende di più, però occorre tutelare questo Made in Italy. Come sapete, attualmente la disciplina del Made in Italia in Europa è ferma. È ferma perché non conviene a chi vuole fare dell'Italian sounding, cioè del mimare i prodotti italiani, il famoso Parmesan, tutti questi prodotti che vengono imitati, fanno business, e quindi indicare, per esempio, in un'etichetta la provenienza dei prodotti o effettivamente di che prodotto si tratta non conviene a nessuno. Dovremmo lavorare in maniera molto precisa sulla trasparenza dell'etichetta, perché quando il consumatore va a comprare un prodotto già fa una scelta di tipo politico, perché sceglie un produttore piuttosto che un altro. Questo però rende necessario il fatto che l'etichetta diventi veramente trasparente, quindi chi va ad acquistare possa sapere che cosa compra. Ora, oggi ero un po' in difficoltà venendo qua a fare tutti questi discorsi, perché abbiamo girato un po' danzato per Rovereto, ci sembrava di essere alle Terme, respiravamo quest'aria fantastica. Noi veniamo da una città dove c'è un'emergenza di inquinamento atmosferico terrificante. Vi ricordo anche che in Nord Italia ogni anno 90.000 persone muoiono per colpa dell'inquinamento atmosferico, che siamo maglia nera per i tumori infantili. Quindi ho detto, ma come faccio a parlare di ambiente? Qua mi sembra veramente di essere in un posto che non vive questi problemi. Allora ho fatto una piccola ricerca, ho visto che invece anche in Trentino Alto Adige ci sono dei problemi ambientali, perché ho letto per esempio che il Trentino è secondo soltanto al Veneto per l'inquinamento dei terreni agricoli per colpa dei pesticidi. Il lavoro dei pesticidi è un lavoro che verrà fatto anche in Europa, perché diremo no agli OGM e cercheremo di incentivare quell'agricoltura che usa molti meno pesticidi. Ho visto anche un inquinamento dei corsi d'acqua molto elevata, perché da una ricerca ISPRA il 72% dei corsi d'acqua monitorati in Trentino, Alto Adige, sono contaminati. Quindi questo è chiaro che è un lavoro per la salute che dobbiamo fare tutti, ed è il lavoro che interessa a me. C'è un problema anche per esempio per i meleti, perché anche sui meleti ci sono talmente tanti trattamenti. Questo chiunque abbia fatto, voglio dire, qualche vacanza qua d'estate, noi l'abbiamo fatta spesso, vede quanto passano le macchine per i pesticidi, quindi questo è un dato. E poi ho scoperto anche a Bolzano ci sono problemi di aria, sono problemi diversi, nel senso che noi a Reggio Emilia ci sfasciamo la salute con le PM10 e PM2,5, qua il problema è il biossido d'azoto. Tutto questo per dire che forse l'inquinamento è un problema comune. Così come, voglio dire, ho guardato anche il fatto che pure qua in Trentino avete dei distretti industriali molto importanti. A me piace molto il discorso del distretto industriale. Il distretto industriale mette insieme delle piccole e medie imprese che fanno rete e
diciamo, producono talmente tanto lavoro e producono dei risultati eccezionali per l'Italia. Dove ci sono i distretti industriali, l'economia cresce meglio. In Trentino, per esempio, a Trento c'è il distretto della meccatronica che è cresciuto del 13%, c'è il distretto della meccatronica anche a Bolzano che va molto bene, c'è un distretto dell'agrofood con i succhi di frutta e le marmellate, c'è il distretto dei vini e dei distillati, del legno e dell'arredo. Sono distretti che hanno andamenti alterni, qualcuno cresce, qualcuno cala. Il concetto di base è che noi dobbiamo riportare l'attenzione dell'Europa sulla piccola e media impresa e sul distretto. Questo lo possiamo fare perché? Perché ultimamente l'Europa si è occupata soltanto di multinazionali e grandi finanze. Anche i finanziamenti e i fondi spesso sono stati dirottati verso imprese a media capitalizzazione, tendenzialmente sono le imprese tedesche. E invece l'obiettivo del Movimento 5 Stelle, che come avete visto anche a livello nazionale si sta occupando molto di piccola e media impresa, con tante misure che sono molto interessanti, purtroppo non arrivano spesso all'imprenditore perché l'informazione ci banna e quindi anche i nostri provvedimenti a livello italiano, che sono molto buoni, non arrivano. Però in Europa possiamo fare tanto per esempio per rendere più agevoli l'accesso ai finanziamenti. Sapete che in questo sessennio c'erano 80 miliardi da spendere, 20 miliardi rimangono lì, nel prossimo sessennio che partirà nel 21 ci saranno 100 miliardi di euro, quindi il nostro compito è quello di andare in Europa, fare raccordo col territorio, riuscire a fare avere i soldi e i finanziamenti per le piccole e medie imprese. C'è anche da fare tutto un lavoro per esempio con i fondi BEI, perché le nostre piccole e medie imprese purtroppo hanno un costo del denaro più alto rispetto alle imprese degli altri paesi, quindi abbiamo tante leve da poter utilizzare. L'obiettivo è quello di aiutare le nostre imprese a crescere e creare lavoro, però curando l'ambiente. E se andate a leggere sul blog del Movimento 5 Stelle come è strutturato il nostro programma ambiente, si capisce benissimo che è un programma rivolto al piccolo produttore, che farà cura dell'ambiente, farà innovazione, farà ricerca e soprattutto creerà lavoro e creerà sviluppo. Volevo anche aggiungere una cosa, se ho il tempo. Sì? Non ce l'ho? Non ce l'ho. Niente, qui io mi attengo alle regole, quindi la roba non l'aggiungo. Grazie. Elena Mazzoni, ce l'hai? Ok. Allora, io sarò abbastanza breve. Vi leggo una cosa. Allora, uno dei grandi problemi che abbiamo in Italia è il lavoro povero. Troppe persone hanno stipendi bassi e sono precarie. Per questo stiamo facendo una battaglia per il salario minimo. Chissà chi l'ha scritto. È una roba di giovedì, attenzione. Esatto, qualcuno l'ha detto, Zingaretti, complimenti. Bene, chissà dove erano gli altri 25 anni. Sono svegliati improvvisamente questa settimana e hanno capito che come si faceva CTRL-C, CTRL-V sulla tastiera del computer. Complimenti. Allora, questo sì, effettivamente Zingaretti ha ragione. È un problema che è molto grave in Italia. L'articolo 36 della Costituzione recita, qualcuno prima citava la Costituzione, il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Allora, questo è un presupposto di dignità. Voi lo sapete che in Italia alcuni lavoratori, purtroppo molti, anche molti giovani, guadagnano 1, 2, 3 euro all'ora. Mi sentite? Provo? Ok. Questo cosa vuol dire? Questo è lavoro? No. Questo è sfruttamento. È sfruttamento delle persone. Perché ci sono persone che lavorano e non hanno i soldi per mantenere la loro famiglia. Allora, questa è una missione che noi stiamo portando avanti con questo governo, anche se siamo insediati solo da 10 mesi, e sta già passando nelle Camere e presto verrà approvata, in teoria entro fine anno. Però questa missione non deve essere svolta, non deve essere portata avanti solo in Italia, deve essere portata avanti anche in Europa. Perché non tutti gli stati europei hanno un salario minimo e soprattutto non hanno un salario minimo proporzionato
alle necessità che una persona ha nella vita, quindi quelle di acquistare da mangiare, quelle di acquistare beni di primaria necessità per lui e per la sua famiglia. Quindi cosa succede? Che le aziende molto spesso cosa fanno? Vanno a acquistare manodopera dove la manodopera costa meno, e questo impoverisce anche noi. Quindi noi dobbiamo andare in Europa per chiedere un salario minimo e per chiedere un cambiamento della concezione di Europa. Nel senso che cosa è stato questi anni l'Europa? L'Europa è stata una istituzione ipocrita, nel senso che ha predicato bene ma ha razzolato male. È stata l'Europa degli poteri forti. È stata l'Europa dove ogni Stato andava per fare il suo, per cercare di portare a casa il più possibile. Ma questo sistema non funziona. Questo sistema non è una comunità questa. Quindi dobbiamo andare in Europa per ripristinare il senso di comunità, per far cambiare le politiche di austerity che stanno strangolando i governi. Vediamo quello che è successo in Grecia. Cosa diceva Monti? Monti diceva, trovate il video su YouTube da qualche parte, diceva che la Grecia era l'esempio di come l'euro e l'Europa stessero funzionando. Nel 2011 lo diceva. Ha avuto proprio una visione lungimirante, possiamo dire. Quindi l'Europa deve essere cambiata. Deve essere cambiata perché al centro devono essere messi i cittadini. Devono essere messi i cittadini. Io sono una cittadina, nel senso, non sono figlia di banchieri, non sono figlia di imprenditori, mia mamma è un'insegnante in pensione, con la nuova legge, e mio padre anche lui è un geometra in pensione. Quindi è questo il significato dei cittadini che entrano dentro le istituzioni e che le vanno a cambiare, perché è giunto il momento di andare a fare gli interessi delle persone, di andare a chiedere delle politiche economiche che ci permettano di fare delle manovre a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie, perché è questo di cui la gente ha bisogno. Grazie. Grazie Elena. Adesso Claudio Fochi, che... Mi sentite bene? Cercherò di rimanere nei tempi, cioè i 5 minuti che appunto Massimo ci concede. Direi che una delle esperienze, due esperienze molto gratificanti che personalmente ho vissuto in consiglio comunale hanno avuto a che fare con la democrazia diretta. Questo è il mio tema per questi 5 minuti. Due petizioni che hanno avuto successo su due settori che non erano di mia competenza, ma vi assicuro che coinvolgere i cittadini, centinaia di cittadini, e vedere poi se arrivati a dei risultati è stata un'esperienza estremamente gratificante. Non che abbiamo cambiato la città, ma una ha portato a uno stanziamento di 460.000 euro per fare un parchetto di giochi per i bambini in una zona svantaggiata, un'altra all'apertura rionale di un mercato sempre in una zona a rischio di degrado. Questo è stato estremamente gratificante. Ho anche proposto la creazione di una piattaforma di consultazione digitale della cittadinanza, sapendo che vi erano i mezzi tecnici per poterlo fare, ma la giunta e il partito di maggioranza, il PD, non ha saputo raccogliere questa opportunità e ha preferito demandarla alla prossima consigliatura, un'occasione persa. Lo scopo era quello di poter consultare i cittadini su temi importanti, per esempio lo spostamento dell'ospedale dalla città a 15 km di distanza, a scopo consultivo. Bene, il Movimento 5 Stelle ha la democrazia partecipativa nel proprio DNA. Rousseau, come tutti voi sapete bene, e vi consiglio di partecipare, chi non l'ha fatto, a uno dei meeting di Rousseau, io ultimamente ho partecipato a quello di Milano, apre delle possibilità enormi nel campo della e-democracy, della democrazia partecipativa. Se noi siamo qui è perché c'è stato appunto su Rousseau una procedura di selezione che, partendo da 3.200 interessati,
a candidarsi per le elezioni europee, alla fine con diverse scremature e votazioni siamo arrivati a 76 e vi assicuro che lo staff ha controllato tutte le informazioni fornite nei curriculum vitae uno per uno. Ma Rousseau non è solo votare dei nomi, delle facce, dei curricula, si tratta, dà la possibilità di partecipare alla redazione di leggi nazionali ed europee. Poi vi consiglio, chi non l'ha fatto, di provare a fare un po' di autoformazione su e-learning, e siccome siamo qui per parlare delle europee, vi consiglio proprio di provare a cimentarvi con il modulo dell'Europa, appunto, su e-learning. Sono fatti davvero molto molto bene. La modalità call to action, che permette ai cittadini, basta che siano iscritti al movimento, di organizzare, è vero, degli eventi, e lo sharing, che ci ha permesso di condividere in tutta Italia gli atti prodotti in consiglio comunale o consiglio regionale. Siamo più avanti di tutti gli altri, stiamo scrivendo il futuro della politica, nessuno potrà contestarci questo. Certo, non bisogna avere paura della democrazia diretta, so che alcuni hanno delle titubanze. Perché? Ma perché chi ha delle titubanze non deve temere questa modalità di democrazia, perché non sostituisce la democrazia rappresentativa, ma è complementare ad essa. Ci mancherebbe. Altri partiti ci criticano per questo. Beh, e come si declina la democrazia diretta in Europa? Difficile creare una piattaforma digitale di consultazione per 500 milioni di cittadini. Si declina attraverso l'istituto del referendum. Noi vogliamo portare in Europa una cosa che non c'è, il referendum europeo, dove i cittadini possono esprimersi con varie tipologie di referendum, propositivo, prerogativo, insomma, senza scendere nei dettagli, per temi molto importanti. È una lotta dura, difficile, ma ci possiamo provare e credo che sia tecnicamente possibile. E dobbiamo modificare il meccanismo delle petizioni. Ho parlato prima di petizioni, si possono fare delle petizioni anche in Europa, però le regole per fare queste petizioni sono diventate così cavillose, così poco pratiche, che da 24 petizioni in un anno si è passati a una petizione l'anno dopo. Segno che non c'è un meccanismo abbastanza agevole per fare ciò. Ho raggiunto i miei 5 minuti e mi fermo qui. Ora Nadia Piseddu ci parlerà di immigrazione, tema molto sentito. Ok, come ha detto Massimo, uno dei temi che tutti gli italiani hanno a cuore è sicuramente il tema dell'immigrazione. Io nel mio consiglio comunale, oltre ai temi relativi al welfare, mi sono occupata anche di informazioni relative alla gestione dei profughi nel mio comune. Purtroppo la gestione dei profughi nel mio comune, come in tanti comuni delle nostre regioni, è demandata a cooperative. Cooperative che prendono tantissimi finanziamenti pubblici, quindi soldi nostri, e cooperative che purtroppo però, a domanda diretta di un'amministrazione, si permettono addirittura di non rispondere. Io avevo fatto delle semplici domande. Avevo domandato se le persone che da loro dovevano essere gestite sul nostro territorio facevano il corso di italiano. Sicuramente il corso di italiano è una delle prerogative per integrarle, queste persone. Alla loro risposta non ne abbiamo idea. Queste cooperative che dovrebbero gestire le persone sul nostro territorio non sapevano se queste persone facevano il corso di italiano. A quel punto ho rincarato la dose e ho fatto altre domande scomode. E questa cooperativa non solo ha smesso di rispondere a me, che ero comunque sia un consigliere comunale, ma vicepresidente del consiglio comunale, ma proprio all'amministrazione. E queste cooperative però prendono soldi pubblici.
Quindi sicuramente questo è un punto che dal comune deve passare in Europa. In Europa l'Europa deve prendere coscienza che il problema dell'immigrazione è un problema europeo, non è un problema italiano. I nostri confini sono i confini dell'Europa. Non solo andrà ritrattato appunto il trattato di Dublino e si dovrà prevedere una ridistribuzione obbligatoria delle persone che arrivano sul nostro territorio. Sicuramente i fondi che oltre a essere destinati, e questo apro giusto una parentesi perché non è il tema che potevo trattare questa sera, oltre a destinare i fondi, a cambiare la destinazione dei fondi che l'Europa destina per la maggior parte ad aziende che inquinano appunto l'ambiente, dovranno essere spostate su aziende ad alto contenuto tecnologico e soprattutto i fondi possono essere spostati per i rimpatri volontari. E questo sempre per tornare nel tema dell'immigrazione. Un altro punto che si può affrontare in Europa è sicuramente il sostenere dei progetti di cooperazione internazionale che prevedano la crescita del tessuto sociale dei territori poveri, dei territori dai quali queste persone vengono. Si dovrà riuscire con dei progetti internazionali a sostenere le loro economie. Dovremo far uscire dall'Europa le lobby che sfruttano queste persone, dovranno uscire, dovremmo mandarle a casa. Come ho fermato nel mio comune, comunque una grossa cooperativa che stava sostanzialmente, grazie a favori, voleva sviluppare un centro commerciale di dimensioni improponibili per la dimensione della mia città, come ho fatto cadere un consiglio comunale, così vorrò occuparmi appunto di fermare le lobby e di portare e rivoluzionare i trattati in merito all'immigrazione in Europa. Io prima di chiudere volevo solo ringraziarvi, sono molto contenta di essere qua. Fin da piccola io sono venuta in Trentino e mai mi sarei aspettata di venire qui in questa veste, quindi ringrazio tutte le persone che comunque mi hanno consentito questo e voi che siete venuti qua questa sera. Grazie. Ora Cinzia Dalzotto, buongiorno, si parlerà di innovazione, ricerca, tecnologia, quel che è. Prego. Grazie Massimo. Io vi vorrei parlare di due punti del programma, dell'Europrogramma del Movimento 5 Stelle, che sono un po' in relazione al tema della disuguaglianza e delle pari opportunità, che sono già stati trattati dalle mie colleghe in merito al salario minimo, per esempio, al fatto che comunque anche le piccole e medie imprese da noi sono svantaggiate. Insomma, abbiamo un problema di disuguaglianze piuttosto grave da risolvere in Italia e non solo in Italia. E dunque i due punti dell'Europrogramma che secondo me vanno in questa direzione sono per esempio il fatto che comunque il Movimento 5 Stelle punta molto a togliere dal vincolo di bilancio gli investimenti in infrastrutture e istruzione e l'altro punto è quello della lotta alla grande evasione e ai paradisi fiscali. Ora vi spiego brevemente questi due punti. Dunque, togliere dal vincolo di bilancio gli investimenti in infrastruttura e istruzione, perché diciamo sono gli due elementi principali per poter permettere all'Italia di partire, avere una pari opportunità rispetto agli altri paesi. Sappiamo come sono messe le nostre infrastrutture, ma non parlo soltanto di aver bisogno di nuove infrastrutture. L'Italia ha bisogno veramente di anche fare la manutenzione, semplicemente rimettere a posto le infrastrutture che già esistono. Abbiamo visto il crollo del ponte di Genova e tutti gli altri problemi che ci sono in Italia. Mettere in sicurezza il territorio, senz'altro. Ma ci sono poi anche tutte le nostre zone montane, per esempio. Io vengo dal Bellunese, una zona che comunque ha dei seri problemi in termini di infrastrutture, proprio perché non ci sono infrastrutture, per esempio abbiamo una fuga di cervelli non indifferente. Io ne sono un esempio, ma ultimamente dal nostro territorio sono partite più di 1000 persone negli ultimi anni e sono tante, soprattutto perché sono giovani, laureate, sono persone nelle quali l'Italia ha investito molto e poi si vede perdere queste risorse. Dunque, infrastrutture,
in termini stradali, ma anche infrastrutture in termini digitali, quindi portare la banda larga in tutto il nostro territorio. E poi investimenti in istruzione. Investimenti in istruzione perché viviamo in un sistema economico che ormai si basa sui dati, ma purtroppo competere in un sistema economico che si basa sui dati vuol dire, cioè, significa avere la capacità in Italia e anche sui nostri territori. Lo dico perché io me ne occupo a livello di insegnamento e di ricerca all'università, prima non l'ho detto, sono laureata in economia, insegno tutti i corsi che riguardano le risorse umane e soprattutto mi occupo dell'impatto delle nuove tecnologie sui processi organizzativi e sullo sviluppo, sulla natura del lavoro, diciamo. Quindi conosco bene questo tipo di tema e è per questo che insisto molto sul fatto che se non puntiamo sullo sviluppo delle competenze non avremo molto futuro e le disuguaglianze continueranno a cambiare. Infatti si nota, cioè ormai ci sono studi che lo dicono, la digitalizzazione sta esacerbando le disuguaglianze perché va a vantaggio dei paesi che sono già molto competenti a livello digitale, mentre quelli che sono più indietro restano sempre più indietro. Quindi anche noi, se non investiamo in istruzione e in infrastrutture anche digitali, rischiamo di restare sempre più indietro. Il secondo punto è la lotta alle grandi evasioni e ai paradisi fiscali, nel senso che pensiamo all'Europa e ai vari paesi in Europa che hanno un sistema fiscale diverso dal nostro, che permettono a tante multinazionali di pagare le tasse tipo all'1%, come è successo in Irlanda, nel caso di Apple, per esempio. Apple ha potuto pagare tasse su un fatturato di svariati miliardi soltanto all'1%, poi si è vista recapitare dall'Unione Europea, sì, dalla Commissione Europea, nel 2016 una multa di 13 miliardi. Google ha fatto un po' la stessa fine, ha ricevuto a svariate riprese, l'ultima nel mese di marzo, delle multe dalla Commissione Europea per abuso di posizione dominante. Bene, non è sufficiente multare queste imprese, bisogna creare delle regole unitarie a livello europeo che facciano in modo che queste imprese paghino le tasse nei paesi in cui i loro profitti sono generati. E questo è un problema piuttosto grosso, perché se pensiamo per esempio a multinazionali come Google o Facebook, per esempio, due giganti dell'high tech che hanno praticamente il monopolio del mercato della pubblicità online. Ne hanno più o meno una quota del 70% in tutte e due. Sono delle aziende che dicono di non essere dei media, ma si comportano come tali e in questo modo fanno della concorrenza sleale ai media tradizionali, che si sono chiaramente molto indeboliti. Sfruttando questa posizione dominante, queste due multinazionali stanno veramente creando dei seri problemi anche a delle piccole imprese che potrebbero nascere e anche a quelle che esistono di sopravvivere. Dunque, non è che si può continuare a permettere a questo tipo di imprese di comportarsi in questo modo, e anche perché stanno sottraendo delle tasse che dovrebbero pagare nei vari paesi europei, e sono soldi che questi paesi non hanno a disposizione per i servizi ai cittadini. Ecco, questi due punti sono estremamente importanti per cercare di agire e diminuire le disuguaglianze che si stanno sempre di più ingrandendo. E questi sono due punti molto importanti nel programma del Movimento 5 Stelle. Purtroppo bisogna anche tenere conto che imprese multinazionali come Google o Facebook non soltanto abusano della loro posizione dominante, ma essendo dei colossi così ricchi, diciamo, sono diventati anche dei potenti lobbisti. Pensiamo che solo in America l'anno scorso Google ha speso 21 milioni in attività lobbistiche, Facebook ne ha spesi 13 milioni. Sono cifre enormi, ma sono niente rispetto
ai profitti che loro fanno. Facebook spende 13 milioni in attività lobbistiche, ma ne guadagna 22 miliardi di profitti. Quindi si può capire come loro abbiano a disposizione delle ingenti somme per influenzare le regole a livello, vabbè, in America, ma come in Europa. E non può continuare così. Quindi è per questo che trovo che il Movimento 5 Stelle meriterebbe veramente di vincere queste elezioni europee. Grazie. E ora conclude la serie di interventi Cristiano Zanella. Ecco, io mi sposto qua, io volevo guardare in faccia a tutti. Io devo dire che sono orgoglioso di partecipare, di far parte di questo gruppo, e penso che anche voi di avere dei candidati di questo valore. E devo dire che io ho partecipato anche 5 anni fa e il livello si è alzato tantissimo. Devo dire proprio, siamo cresciuti come movimento ma anche come persone, e statisticamente uno barra due di noi andrà a Bruxelles. Perciò voglio strappare la promessa che chiunque di noi sarà eletto dovrà tornare qua a Rovereto, visto che è la prima volta che ci troviamo tutti, perché qua questi parlamentari spariscono una volta che vanno a Bruxelles, per 5 anni non si fanno più vedere, però Massimo, tanto un cagnazzo, li seguirà proprio. E diciamo, alla fine dell'estate facciamo qualcosa qui, così chi viene eletto viene a raccontarsi l'esperienza di cosa ha trovato, e poi siamo fortunati anche noi perché conosceremo direttamente un europarlamentare con questo filo diretto, che è anche il bello del Movimento 5 Stelle. Anche noi poter parlare direttamente con un ministro, no? Per esempio anche Riccardo, eravamo 6-7 anni fa in 5-6 persone su un divano a parlare di democrazia diretta, adesso è ministro, primo ministro al mondo per la democrazia diretta. Direi che questo è il bello del movimento. Comunque, chiuso questo, io volevo fare un tuffo nel passato. Io ho partecipato al programma Erasmus nel 92, quando era il secondo ciclo, perciò che eravamo proprio all'inizio, e ho avuto la fortuna di andare anche a Maastricht nel momento in cui c'erano le celebrazioni del trattato di Maastricht, proprio era nel 92-93, e lì si parlava di un'Europa dei popoli. Noi eravamo studenti tutti citati, si parlava poi del futuro dell'euro, la moneta unica, ce la spacciavano come qualcosa di incredibile che avrebbe unito i popoli. In realtà, a distanza di 20 anni, è l'opposto. Questa Europa è diventata l'Europa delle lobby, hanno parlato benissimo delle lobby finanziarie e delle multinazionali, con tutto ciò che ne va dietro, e che ha distrutto poi quello che è il tessuto economico, sociale e anche la fratellanza. Ecco, quello che dobbiamo fare, io mi vedo l'azione nostra in Europa su 3 livelli. Il primo livello immediato, che è quello di porre l'interesse dei cittadini al centro, ho spiegato bene e Elena anche col discorso del salario mio, poi Viviana il discorso delle regole dell'austerity. Diciamo, questo è il primo livello, portare proprio l'interesse di cittadino. Un obiettivo del medio periodo è quello di cambiare le regole europee. Si parlava poi, Mattias che è andato via, dell'iniziativa legislativa del Parlamento. Non è possibile che il parlamentare non possa proporre delle leggi, deve sempre aspettare la commissione che dice quali argomenti. E poi il terzo obiettivo, che è quello di lungo periodo, che è una strada che abbiamo già cominciato, parlava bene Claudio, di portare un po' di democrazia diretta nelle istituzioni. Noi abbiamo parlato, pensiamo di affiancare all'iniziativa dei cittadini, che è partita, che è però zoppicante, che non porta niente, di petizione, diciamo, europea, quella che si chiama petizione europea, referendum propositivo, anzi referendum consultivo, e un referendum abrogativo europeo, da discutere ovviamente con tutti gli altri partner europei. Ma direi che è questo, il futuro è proprio dare ai cittadini le redini del loro futuro e della loro vita. Ecco, concludo con lo slogan inventato da B2 5 anni fa: vota Zanella e l'Europa sarà più bella. Eccoci,
mi permetto di rubare 30 secondi per ringraziarvi di cuore. Io personalmente mi avete fatto felice, perché mai avrei pensato di potervi raggruppare così numerosi. Quindi grazie, grazie di cuore, grazie a nome anche del Meetup Rovereto, ci avete onorato la vostra presenza. Mi ricordo della promessa, quindi Ocio, che vi tampino per altri mesi. Detto questo, come vi ho detto prima all'inizio serata, in studio abbiamo i nostri tre consiglieri, ai quali vorrei chiedere, se hanno piacere, due minuti, non fate come loro, due minuti, per dire qualcosa magari ai candidati o quello che volete. Avete due minuti a testa, magari iniziamo con Filippo, se vuoi salire a dirci qualcosa. Dopodiché, se qualcuno ha delle domande da fare, l'obiettivo di questa serata, in fondo, vi dico la verità, per me era questo: interagire col pubblico, far interagire il pubblico con i nostri candidati. Quindi adesso darò la parola ai nostri consiglieri e dopo pensate alle domande da fare che mi farete felice, così loro sono qui apposta, sono fatto chilometri per rispondere alle domande, fategliene almeno una. Grazie. Filippo De Gasperi. Due minuti sono pochi, sono pochi. Grazie. Intanto vi ringrazio. Devo dire che il lavoro che ha fatto Massimo di portarvi qui è un lavoro che va assolutamente apprezzato e riconosciuto, e va altrettanto riconosciuto e apprezzato lo sforzo che avete fatto voi di venirci a trovare. Noi siamo un po', escluso Cristiano naturalmente che gioca in casa, siamo un po', come dire, la periferia, no? E quindi è difficile avere una tavolata come questa. Io del programma avete parlato diffusamente, quindi vorrei fare un tuffo nel passato, come ha fatto Cristiano, perché l'Europa è un'idea che affonda le radici nei secoli, e però per secoli è rimasta appannaggio delle élite, e la prova sta nel fatto che il primo a interessarsi di Europa fu Zeus, che se ne innamorò e mise in campo tutte le sue doti per cercare di possederla, diciamo, in senso biblico, non catastale. E è andata avanti così più o meno fino alla Seconda Guerra Mondiale. E lì c'è un momento, diciamo, di rottura. Ricordiamo il manifesto di Ventotene, in un mondo in cui c'era l'Italia fascista, la Germania nazista, la Spagna franchista, l'Impero britannico, la Francia era messa in maniera un po' più complicata, però ci fu chi cominciò a parlare di cessione di sovranità da parte degli stati nazionali come antidoto rispetto alla guerra. E poi si arrivò al Trattato di Roma, dove effettivamente alcuni stati decisero di cedere competenze a un organismo sovraordinato, e poi si arrivò a Maastricht. Ricordava bene Cristiano lo spirito che aleggiava ai tempi di Maastricht, quasi che questa Europa appannaggio dell'élite fosse invece arrivata anche a far infatuare anche chi all'élite non apparteneva, e quindi un diffuso senso di innamoramento nei confronti di questa istituzione da cui tutti si aspettavano grandi cose. Purtroppo sappiamo che le aspettative sono state in parte, almeno in gran parte, disattese, e mi verrebbe da dire sono state disattese per responsabilità di quelle stesse élite, che magari come ritorsione, perché anche chi non apparteneva alla loro categoria si era infatuato d'Europa, e quindi una sorta di gelosia, per ripicca hanno inventato tutta una serie di storture all'interno dell'Europa per mettere in difficoltà i cittadini, per mettere in difficoltà i lavoratori, per mettere in difficoltà le imprese. Infatti l'Europa è passata dall'essere il soggetto che era una somma di comunità diverse, molto diverse, e che proprio della diversità facevano la loro ricchezza, a un soggetto che ha puntato e ha lavorato in maniera direi spasmodica verso la standardizzazione. E lì
sono stati citati tanti errori fatti dall'Europa da chi ha parlato prima, però io ricorderei anche questo, cioè l'enfasi, l'iper, la volontà di regolare in maniera ipertrofica la vita dei cittadini, la vita delle imprese. Prima di venire mi sono segnato, mi sono copiato a mano, se mi permettete ne leggo qualche passo, uno tra le migliaia di decisioni prese dalla Commissione Europea per capire il livello a cui siamo arrivati. Una decisione, ho preso una a caso, la decisione del 2013 dedicata ai criteri per il marchio di qualità della rubinetteria per sanitari, cioè l'Europa che interviene a rovinare, dico io, la vita e l'attività dell'idraulico, del cliente che deve cambiare la rubinetteria. Allora, c'è l'articolo 1 che ci spiega il gruppo dei prodotti rubinetteria per sanitari, comprende rubinetti domestici, soffioni doccia, docce, utilizzati prevalentemente per la presa d'acqua a fini di igiene personale, pulizia, cottura e per bere. Poi c'è l'articolo, c'è il comma 2 che ci dice quali sono esclusi dal gruppo, le rubinetti per vasche da bagno, le docce a due leve, la rubinetteria per sanitari non domestici, che naturalmente avranno un altro tipo di regolamentazione. Poi c'è l'articolo 2 che ci spiega cos'è il rubinetto. Non lo sapevo, l'ho letto qua, una valvola gestita direttamente o indirettamente in modo meccanico e o automatico per la presa d'acqua. Poi c'è la spiegazione sul soffione doccia, anche qui uscita doccia superiore oppure uscita doccia a mano, movibile, collegata al rubinetto, che può essere appesa direttamente a questo per mezzo di un flessibile doccia o alla parete mediante un apposito supporto. Poi c'è la doccia a due leve, insomma. Ecco, insomma, per me e penso per tutti noi, l'Europa non è questo. Quindi l'Europa deve tornare a valorizzare, non a standardizzare, a valorizzare le differenze. Noi qui, e fare delle differenze è la ricchezza di questo territorio. Noi qui siamo in un territorio particolare che purtroppo pochi conoscono, dico in parte perché siamo marginali, siamo poco numerosi, quindi veniamo considerati dei privilegiati. Negli anni della scorsa legislatura, dal 2014 a oggi, non ho mai avuto il piacere di incontrare un eurodeputato e quindi la promessa che ha fatto Pittui mi aspetto che voi la rispettiate, soprattutto perché penso che da questo territorio ci sia anche qualcosa da imparare proprio in termini di valorizzazione delle differenze. Questo territorio, all'interno di questo territorio ci siamo fatti la guerra per un migliaio di anni circa. Con l'avvento della Repubblica Italiana, con qualche naturalmente alti e bassi come capita spesso, da qualche decennio si convive in maniera direi serena, magari può raccontarcela meglio Diego Nicolini che la vive sulla sua pelle la situazione, però si convive in maniera serena, siamo diventati uno dei territori più ricchi d'Europa e quindi anche se siamo piccoli, anche se siamo marginali, penso che chi andrà in Europa, se passa da qui, potrebbe portare via qualcosa di utile per tutti. Grazie. Bene. Alex Marini, consigliere provinciale. Lo stavo pensando sull'intervento sulla rubinetteria, no? Perché gli americani di certo non l'avrebbero fatto una cosa così, perché il bidet non ce l'hanno, per cui probabilmente serviva per esportare i rubinetti per il bidet, chi lo sa. No, detto, vorrei iniziare con i ringraziamenti anch'io, lo so che sono ripetitivo, però grazie Massimo, perché effettivamente in queste settimane ha rotto un po' le scatole anche a me, non solo a voi, perché io abito dietro qua e quindi sono felice che sia venuto bene. E seconda cosa, naturalmente ringrazio chi è venuto e che ha voluto partecipare a questa serata. Hanno fatto parecchie ore di macchina per essere qua, parto dalla più lontana e credo che sia Viviana che si è fatta 4 ore per venire, 4 per tornare e domani lavora, quindi non era scontata la sua presenza. E poi ho un obbligo, perché prima ho avuto modo di parlare con Riccardo, che non è Riccardo Zandonai ma Riccardo Fraccaro, il ministro che è trentino, e ha detto porta i saluti da parte mia, sono impegnato a Roma, dalla settimana prossima sarò qua in Trentino e sarò con voi. Avevo un incontro, mi pare, con l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti per cercare di studiare un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio e
l'efficientamento energetico e interventi antisismici delle aziende italiane. Quindi ne vedremo delle belle. Io questa sera sono contento per una cosa, perché il 5 Stelle sicuramente porterà dei rappresentanti di qualità determinati. Penso ad esempio all'intervento di Alessandra, ha parlato di una querela che ha ricevuto per aver fatto il suo lavoro di consigliera. Ne so qualcosa perché anche qualche settimana fa sono stato minacciato anch'io di essere querelato da un personaggio famoso, Sgarbi, per aver detto quello che ha fatto, no? E non mi è ancora arrivata la notifica, quindi ne so qualcosa. Anche lui in passato ha avuto qualche problema, e nel momento in cui uno fa il suo lavoro fatto bene si prende anche dei rischi. Questi ragazzi qua nei loro consigli comunali in questi anni, chi è stato consigliere comunale si è preso dei bei rischi, quindi questo è sinonimo, è segnale di determinazione e di voglia di far bene. Primo elemento distintivo. Secondo elemento distintivo è la qualità. Lo avete sentito, la qualità degli interventi, il profilo che hanno, e probabilmente è anche inutile sottolinearlo, ve ne siete resi conto direttamente. Ma c'è anche un dato statistico che ho letto oggi un po' quasi per caso, visto che ci ridicolizzano spesso per la nostra scarsa preparazione, presunta scarsa preparazione, perché guarda caso i candidati del Movimento 5 Stelle alle europee sono quelli che hanno la percentuale di laureati più alta. Cioè più del 90% dei candidati del Movimento 5 Stelle è in possesso di una laurea, quindi praticamente 9 su 10 sono laureati, e questo è un dato statistico innegabile. Cioè ad esempio la Lega ne ha il 70% circa, quindi la preparazione che hanno, com'è? Qualche laureato in Albania. Sicuramente, sì. Sicuramente. E poi la bellezza, non solo la bellezza fisica, mi rivolgo in particolare a Cristiano e Claudio, ma soprattutto la bellezza della politica, perché dopo anni che la politica ci ha fatto stare male, ha allontanato molti cittadini dalle urne, e allontanato i cittadini dall'informazione, hanno smesso di leggere, si sono disinteressati. Io credo che il 5 Stelle ha portato il cittadino medio a avvicinarsi e a occuparsi nuovamente di politica, e loro rappresentano l'esempio migliore, la voglia di fare bene, perché la politica è qualcosa di bello, è qualcosa che riguarda tutti noi, riguarda l'ambiente, riguarda la partecipazione popolare, i diritti dei lavoratori, il controllo della spesa pubblica, riguarda il nostro benessere, la nostra felicità. E io credo che loro rappresentano il politico, il cittadino che vuole entrare nelle istituzioni e portare felicità ai cittadini. Quindi non sono preoccupato per chi eleggeremo, perché veramente la preparazione media è elevatissima, e sono sicuro che le istituzioni europee nelle mani di questi ragazzi saranno sicuramente delle istituzioni migliori. Il problema sarà scegliere tra preferenze il 26 maggio, perché obiettivamente questa sera mi hanno messo in difficoltà, e quindi spero e sono sicuro che hanno messo in difficoltà anche voi. Quindi il 26 maggio sarà un bellissimo giorno per voi, ma soprattutto per noi. Viva l'Europa dei diritti dei cittadini. Grazie. Qui mi permetto, Massimo, abbiamo anche il candidato al collegio delle suppletive di Trento, alla Camera dei Deputati, Lorenzo Leone. Forse è opportuno che anche lui salga a portare un saluto. È vero che qui non si vota per la Camera dei Deputati, però... Vuoto la proposta, grande Leone. Vi passo la parola a Diego Nicolini, consigliere provinciale di Bolzano. Grazie. Grazie Alex. Grazie a tutti. No, devo veramente ringraziare voi tutti per avermi invitato, in particolar modo Massimo, non vorrei essere ripetitivo, ma sono rimasto veramente commosso di fronte a questa competenza, questo entusiasmo che hanno i nostri candidati, perché veramente io arrivo dal Consiglio Comune, dal Consiglio Provinciale oggi, per questo sono vestito così, e devo dire che potreste essere veramente di fuori classe anche lì, perché veramente non sarà, perché un po' mi sento in famiglia venire qui, come ha detto Alessandra,
però veramente c'è uno spirito così positivo, mi date veramente forza. E d'altronde io a Bolzano, nel Consiglio Provinciale, sono da solo, però sento di avere alle spalle veramente una potenza di fuoco enorme con il Movimento 5 Stelle, non soltanto perché abbiamo dei ministri, abbiamo dei parlamentari, ma perché formiamo una comunità che veramente mettiamo sempre in difficoltà la nostra giunta. E io voglio dire anche a loro che veramente abbiamo delle praterie, abbiamo degli ampi spazi anche in provincia di Bolzano, che è considerata, diciamo così, la numero uno come benessere diffuso, come a livello di reddito, come livello di non c'è disoccupazione, sembra che sia un po', viene sempre descritta come un paradiso. In realtà la maggioranza delle persone, diciamo così, sono dei working poor, sono persone che lavorano, che fanno fatica a arrivare a fine mese, fanno fatica a pagare le bollette, hanno un costo della vita altissimo, e quindi è lì che noi dobbiamo pescare, perché veramente non è tutto positivo come vogliono farci credere. E soprattutto poi ci sono problemi di inquinamento, come anche ha detto Alessandra, problemi di trasporto, problemi di convivenza. Anche se, devo dire, noi spesso si dice che l'Alto Adige è come una piccola Europa, no? Perché convivono pacificamente due popoli, italiano e tedesco, ormai diciamo che la convivenza ha raggiunto un livello altissimo, diciamo non ci sono più conflitti se non entrando nel palazzo. Ecco, io vivo da oltre 25 anni in Alto Adige, proprio dopo aver fatto l'Erasmus, mi sono trasferito, poi sono laureato, sono arrivato lì. E devo dire che nel mondo dell'impresa non si avverte questa differenza, se non come un'opportunità, no? Avere un'altra lingua, avere il contatto con un'altra cultura. Tra l'altro io ho avuto anche la fortuna di lavorare sempre in Europa, per cui proprio mi sentivo a casa, mi sento benissimo. Quando si entra nella politica invece lì il discorso etnico è sempre al primo posto, si vede subito se questa nomina spetta un italiano, spetta il tedesco, perché la politica in fondo cerca di dividere, no? Cerca di creare quel consenso. Abbiamo visto anche ieri, è stato di nuovo tirato fuori la storia del doppio passaporto, dunque queste storie divisive soltanto per raccattare un po' di voti. Comunque, io domani tornerò in consiglio, presenterò una mozione sulla cannabis terapeutica, credo che abbiamo già, credo che l'abbiamo preparata anche bene, che dovrebbe passare. Io vi auguro buona fortuna, spero di avere l'opportunità di vedervi a Bolzano anche la settimana prossima, perché se siamo fortunati, vi do una notizia in anteprima, domani il CIPE potrebbe dare un via libera per la concessione dell'autostrada del Brennero. Quindi se dovesse essere così, possiamo veramente portare una buona notizia prima delle elezioni e avere magari qualche ministro anche a Bolzano e avere la vostra compagnia. Grazie ancora, in bocca al lupo. Ciao a tutti, buonasera, saluto Movie Radio, che siamo in diretta. Mi chiamo Lorenzo Leoni e vengo dalla Val di Ledro, forse molti di voi conosceranno, loro magari no, è una valle vicino al lago di Garda, è un lago di Ledro, è una tipica zona di montagna. Mi sono avvicinato alla politica tardi, in effetti sono abbastanza attempato, come potete vedere, però con molto entusiasmo, molta passione. E mi dichiaro proprio un montanaro nel senso stretto della parola. Cosa vuol dire essere montanaro nel senso stretto della parola? Vuol dire che il montanaro ha mantenuto, se ha fatto uno sforzo di conoscenza di se stesso, della comunità in cui vive, ha mantenuto il senso del limite. Il senso del limite è veramente un presupposto che tutti i politici dovrebbero avere, perché quel politico, quando entra nelle istituzioni, ha la possibilità o di servirsi del potere o di servire il potere. Quindi è chiaro che se uno serve il potere, questo concetto del senso del limite deve essere ben presente. Noi viviamo in una società in cui abbiamo enormi disponibilità di energia, una grande tecnologia, e quindi ogni errore può essere veramente fatale. Quindi vi saluto tutti e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a tutti, potete ritornare alle vostre postazioni, io mi avvio verso le poltroncine solo se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare ai nostri candidati. Iniziamo, ne abbiamo trovato uno, permesso, mi scusi, grazie. Eccoci qua.
Ma che bel effetto che fate da lontano. Fighissimo. Eh? E scusate, pubblicità. Sì. Il signore qua non lo conosco, chissà chi è. Buonasera a tutti. Beh, mi chiamo Alvaro Tavernini, vengo da Drò, nell'Alto Garda. Beh, volevo solo fare una considerazione, non è una domanda rivolta a nessuno, però mi faceva piacere farla, poi devo andare via, perciò avete visto la caratura dei consiglieri provinciali? Beh, noi siamo orgogliosi di questi consiglieri provinciali e devo dire la verità, sono venuto qui questa sera per conoscervi, perché non ho le idee chiare chiaramente su chi e come, perché a me piace conoscere le persone. Beh, sono venuto perché ho detto mi farò un'idea, vado via che ho più problemi di prima. Vi faccio tanti complimenti perché la caratura dei nostri consiglieri provinciali di certo non la fate, diciamo, venire meno voi. Un orgoglio, diciamo, di aver votato Movimento 5 Stelle e di continuare a votarlo, perché con persone come voi l'Italia forse avrà e l'Europa un futuro migliore. Grazie a tutte voi comunque, grazie all'organizzatore. Mi chiamo Antonio Andrani, non è una domanda. Salve Gabriele Bartoletti e grazie di essere venuti e complimenti veramente. Anch'io e qualcuno qua mi conosce bene, soprattutto il vostro collega Zanella, sono rimasto veramente colpito dalla vostra capacità, empatia, professionalità nel porvi, per cui veramente, e non è facile colpire, potete chiedere. Vi vorrei lasciare una suggestione, 40 secondi, una suggestione con una domanda in mezzo. Prima vi leggo una cosa brevissima e la domanda è chi l'ha scritto. L'Unione Europea implica la concezione dello Stato minimo, l'abbandono dell'economia mista, l'abbandono della programmazione economica, una redistribuzione delle responsabilità che restringe i poteri delle assemblee parlamentari ed aumenti quella dei governi, il ripudio del principio della gratuità diffusa, con la conseguente riforma della sanità e del sistema previdenziale, l'abolizione della scala mobile, la mobilità dei fattori produttivi, la riduzione della presenza dello Stato nel sistema del credito e dell'industria. Sapete chi l'ha scritta? Un paio di anni dopo che aveva firmato il trattato di Maastricht all'allora ministro del tesoro Guido Carli. Quindi tutto già si sapeva. L'aneddoto che vi racconto, visto i miei rapporti per una mia passione economica a livello anche molto importante, è ho una cena con il professor Alain Parguet, un grande professore francese, e assieme a Roberto Graziani, il coautore del circuito monetario e della teoria del circuito monetario, mi raccontò che allora al tempo era capo del Dipartimento Economico del Ministero delle Finanze con il ministro Attali. Col crollo improvviso, cioè abbastanza repentino, del muro ci fu un'accelerazione per i trattati, per tutto questo, e Attali li chiamò e gli mise il rapporto Delors, epurato da una certa perequazione fiscale di cui se ne parlava ma la Germania non ne voleva sapere, e disse: questo è il nostro target, noi adesso dovete lavorare perché noi dobbiamo fare questa cosa in massimo 2 anni. Il rapporto dell'oro poi era l'arrivo a un'unità monetaria fatta in quel modo, fatto in quel... Parguet è andato a casa, l'ha letto, è tornato al ministero con la vena gonfia, lui è un personaggio meraviglioso, come un grande professore universitario, un po' bistrattato Rover, che poi lui è stato l'unico che si dimise allora, e disse...
e disse: ma ministro, si rende conto la disperazione, la distruzione, la disoccupazione che questo impianto monetario porterà alle popolazioni europee? La risposta di Attali fu: cosa pensa la plebaglia europea, che noi l'euro lo stiamo facendo per la loro felicità? Lei, professore, faccia quello che le si deve fare e basta. Ecco, non sarà facile andare là dentro. Cioè è un circo, siamo stati tante volte a tanti incontri, è bellissimo, vi auguro di fare tutto quello che avete detto, ma il trattato di Maastricht e l'euro è una gabbia veramente superiore a qualsiasi lobby si possa immaginare producano Apple o Facebook, per cui buona fortuna, perché non sarà facile. Poi insomma, là c'è tanta gente. La domanda velocissima: con chi andreste come gruppo? Chi vuole rispondere? Facciamo prima un po' di domande e poi fanno un giro unico, come vuoi fare. Facciamo anche rispondere al volo a questa, se qualcuno vuole rispondere, ha il coraggio di farlo. Con chi andreste? Come chiedo scusa, io rispondo a questa domanda, ma domattina Elena, no, te l'avevo detto, io, se vuoi venire anche te, mi dispiace, ma io e Elena Mazzoni vi dovremo lasciare, perché io ho la sveglia alle 6 e quindi ho 2 ore di strada per arrivare a casa, quindi poi vi lascerò. Innanzitutto mi interessava molto il ragionamento che ha fatto il signore rispetto a questa prospettiva che già era conosciuta quando si firmarono i trattati di Maastricht e soprattutto dimostrata dal ruolo della Banca Centrale Europea. Se pensiamo che dal 2008 ad oggi sono stati creati 16 trilioni di dollari di moneta, mentre noi abbiamo fatto la fame per questa austerity, queste politiche economiche restrittive che sono state indotte da una banca che si è occupata solo di inflazione, no? Quindi questa balla che non si poteva più immettere denaro dell'economia per il meccanismo, no? Aumenta base monetaria, aumenta inflazione. Questo è un dato di fatto, e le economie che sono riuscite a uscire prima dalla crisi sono quelle che hanno agito in maniera completamente diversa. Quindi mi è piaciuto molto il suo intervento. Per quanto riguarda il gruppo, abbiamo tutti quanti la stessa conoscenza, rispondo io, ma credo che insomma sono cose note. Il Movimento 5 Stelle sta cercando di costituire un nuovo gruppo che rispetti e rispecchi quelli che sono i valori, gli obiettivi in Europa del Movimento. Quindi in corso sono delle trattative, ma l'obiettivo è quello di costituire questo gruppo che diventi ago della bilancia. Come avete capito dagli interventi di tutti miei e dei miei colleghi, di tutti quanti, abbiamo le idee molto chiare su quello che c'è da fare in Europa, però abbiamo bisogno di avere dei partner che abbiano le stesse idee e che tirino dalla stessa parte. Da qui l'esigenza di costituire un gruppo che ci metta in questa condizione, un gruppo che speriamo con l'esito delle urne ci dia la possibilità anche di essere ago della bilancia, perché di questo c'è bisogno. Grazie, io voglio veramente ringraziare di cuore Massimo, ha fatto un lavoro straordinario, spero che si sia capito tutto quello che ci ha messo per organizzare questa serata. Mi scuso se vi lascio, ma veramente domani se no non ce la faccio, perché tra figli e lavoro non ce la posso fare, ho bisogno di dormire qualche ora e alle 6 la sveglia suona inesorabile. Grazie a tutti, scusatemi. Niente, io anch'io vi saluto, perché dovevo andare a casa con Mattias, ma Mattias è fuggito prima, quindi se no devo prendere un treno domani. Vi ringrazio. Sì, questa volta in Europa speriamo, sicuramente cambieranno diverse cose sugli assestamenti dopo le elezioni, non solo a livello italiano, quindi veramente credo ci saranno dinamiche differenti. L'Europa ovviamente è un contesto particolare, perché come sapete non c'è l'iniziativa parlamentare, insomma funziona in maniera un po' diversa, però io credo che questa volta qualcosa cambierà. Vi ringrazio tutti, io capito spesso a Rovereto, perché ho una casa qui vicino, quindi ci vedremo comunque, mi piace venire qua a passeggiare, e vi auguro buona serata e vi ringrazio.
Buonasera a tutti, volevo fare una domanda, anzi due domande. Allora, una, appena entrate in Parlamento, chiunque di voi entra in Parlamento, volevo capire la prima legge che portate avanti per cambiare qualcosa anche agli italiani, perché siccome tante leggi europee condizionano quelle italiane, dunque la prima che lascia un po' di spazio è. Poi la seconda domanda è, ho tanta paura alla percentuale che andrà a votare alle europee, perché purtroppo non ci credono. Ok, allora vi lascio, non so, uno slogan di 5 parole, quello che volete voi, insomma, però non tante, per incentivare le persone ad andare a votare, dunque quelle che non voterà nessuno e che non vuole andare a votare, insomma. Sassa, prova 1, 2, 3. Dunque, grazie per la domanda. Se vuoi, questo sembra che funzioni bene. Grazie. Dunque, la prima domanda era fare qualcosa che serva proprio anche agli italiani, no? Ci sono tante cose che si possono fare in Europa, credo, e che possano avere un impatto diretto anche in Italia. Lo diceva anche Sabrina Pignedoli, estendere la legislazione italiana anche in Europa può permettere anche a noi di gestire meglio questo problema di mafia, ma pure sapere come gestire i fondi europei e farli arrivare nei posti giusti da noi in Italia può essere importante. Ci sono tantissimi fondi di cui magari non sappiamo neanche che esistano, o comunque alla fine l'Italia è sempre il paese che li usa di meno. Per esempio, non lo so, io penso sempre al mio campo, non so, l'istruzione, le competenze, o comunque lo sviluppo delle imprese, c'è il programma Orizzonte che è dotato di 100 miliardi che possono essere utilizzati per innovazione e nuove tecnologie, quindi riuscire a portare questi fondi che possono essere utilizzati per lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane o comunque di chi ha voglia di creare imprese in Italia va a beneficio dei nostri cittadini, se vogliamo, può essere un incentivo ai cittadini per non scappare dall'Italia, può essere un incentivo per le piccole e medie imprese che potrebbero avere dei fondi per fare, per esempio, formazione professionale, una cosa in cui siamo molto molto deboli, soprattutto perché le imprese italiane, che sono normalmente soprattutto piccole, non hanno risorse a sufficienza per farlo e quindi non riescono a stare al passo con gli sviluppi del mondo d'oggi, insomma, e con le sfide, per affrontare le sfide del futuro. Poi, per quanto riguarda uno slogan per vincere le elezioni, soprattutto perché la gente vada a votare, non lo so, io credo che andare a votare sia veramente non solo un diritto ma un dovere. Non possiamo, io un po' quello che mi ha un po' smosso per provare a mettermi in gioco con il Movimento 5 Stelle è stato proprio il fatto che io continuavo a lamentarmi e ho detto vabbè, non posso solo lamentarmi, devo anche provare a fare qualcosa. Se penso che bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quell'altro, provaci, fai qualcosa, non è semplice, come diceva prima il giornalista di cui non ricordo il nome, non è facile cambiare le cose. L'Europa è una struttura enorme, burocratica, rigida, difficile cambiarla, però io credo che a piccoli passi qualcosa si possa fare, soprattutto con il buon senso. Io non credo che bisogna andare in Europa per dire distruggo tutto, rifaccio tutto. Ci sono cose buone in Europa, tante cose buone in Europa, però ci sono tante cose da cambiare perché tutti i paesi possano avere pari opportunità, almeno questo è come la vedo io. Grazie per il microfono. Ma io ho riflettuto molto su questa interessantissima domanda che ha fatto il signore. Cos'è la prima cosa che fareste se poteste decidere quale legge implementare?
in Europa, fermo restando che purtroppo il Parlamento europeo adesso non ha iniziativa legislativa, possono fare emendamenti alle leggi fatte dalla Commissione europea, ecco, per esprimerlo in concetto semplice, e possono proporre delle istanze di discussione, ma su queste istanze legifera la Commissione europea. Dunque, però vorrei prima rispondere allo slogan. A me ha molto colpito un'affermazione che non mi ricordo chi l'ha fatta, ma ha ragione. Un'affermazione che giustifica l'impegno e la partecipazione di tutti gli iscritti, gli attivisti del Movimento 5 Stelle, perché essere del Movimento 5 Stelle non vuol dire mettere una croce ogni 4 o 5 anni, vuol dire impegnarsi. È stato detto nel movimento, chi non fa politica attiva non è del Movimento 5 Stelle. La frase che mi colpì è questa, non mi ricordo chi l'ha detta: se non ti occupi di politica, prima o poi la politica si occuperà di te e potrà farlo in un modo che potrebbe anche non piacerti. Quindi questo sprona ad una politica attiva, cioè a scendere in campo in prima persona per cercare di modificare le cose. Quale prima cosa fare? Io veramente, guardando il programma del Movimento 5 Stelle, che si articola su 24 punti molto specifici, che non starò certo a riassumere, qualsiasi cosa che viene proposto può cambiare la vita degli italiani. E ci sono anche delle esortazioni inattese. I dazi. Il Movimento 5 Stelle propone dei dazi, come fa Donald Trump. Dice basta con le arance sudafricane, basta con l'importazione dell'olio tunisino, basta con il riso vietnamita e cambogiano, cioè difendiamo i nostri produttori, intere filiere che chiudono da questa aggressività del mercato. Ma un'altra cosa che si potrebbe implementare è veramente chiudere la sede del Parlamento di Strasburgo, 200 milioni all'anno di spese, ma è incredibile che si spostino 12 volte all'anno e spostano tutte le segreterie. Lo sapete che si spostano anche le segreterie a Strasburgo. Questi 200 milioni potrebbero essere, per esempio, destinati ai working poor. Queste persone, ci sono 100 milioni di persone sulla soglia di povertà in Europa, su 500 milioni. Molti lavorano ma non hanno comunque difficoltà economiche, però essendo per la mia formazione culturale, per il mio passato, io vorrei che fosse implementato quello che fosse il più grande successo europeo, che fosse, diciamo così, ancora maggiormente diffuso, l'Erasmus. Il Movimento 5 Stelle propone una... vorrebbe triplicare i fondi destinati all'Erasmus, in modo che tutti gli studenti, non solo universitari, possano spostarsi in Europa, e vuole estendere questa proposta agli adulti, gli adulti impegnati in percorsi formativi, non so, l'università degli adulti o altri percorsi di questo tipo. Però vorrei chiudere con questo: la prima cosa da fare per farci vivere meglio, se si potesse implementare questa cosa, sarebbe veramente la salvezza di tutto, è no vincoli di bilancio su istruzione, sanità, infrastrutture e sicurezza. Se tutto ciò si potesse fare senza i vincoli di bilancio, il fiscal compact, il patto di stabilità, il MES, noi potremmo investire nel nostro paese e su quello di cui abbiamo bisogno, in tutti questi settori. Certo, è un po' ambizioso come progetto, però mi auguro che possa essere realizzato. Grazie Claudio. Qualcun altro vuole rispondere? Brevemente, sì. Perdonami. C'è la nostra Nadia Pisedu che deve andare, quindi gli do la possibilità di salutarvi. Ecco qua. Grazie, io vi ringrazio. Chiudo con dicendovi appunto che sono molto contenta di essere stata qui, e visto che ho 3 secondi,
Un altro punto che mi interessa portare in Europa, proprio perché sono ingegnere aerospaziale, è l'innovazione tecnologica. I fondi del Parlamento europeo devono essere spostati sicuramente, oltre che per finanziare appunto i progetti di cooperazione internazionale per i rimpatri volontari, anche sulle nostre aziende, piccole e medie aziende che fanno del Made in Italy un marchio grande nel mondo, e sicuramente in queste aziende c'è tantissima tecnologia. Grazie a tutti, scusatemi, ma io lavorando in Piemonte anche io ho 4 ore di macchina davanti. Grazie davvero a tutti, grazie a Massimo e a tutti voi. Ciao. Grazie. Ciao. Sei stato gentile tu. Grazie. Ecco qua, ti ridò il microfono, scusami per prima. Quindi uno dei provvedimenti, come dicevo prima, che più mi sta a cuore, ma l'hanno ripetuto anche loro, è quello proprio di togliere dal vincolo di bilancio gli investimenti che sono essenziali, quindi ricerca, sanità e tutto quello che abbiamo già detto. Oserei anche dire, si parla tanto di cuneo fiscale, io andrei a proporre, ma così non sono fiscalista, di dire... Cuneo fiscale vuol dire anche welfare per i dipendenti, non possiamo toglierlo, direi, perché lo Stato non ci pensa ad aiutare le aziende a pagare un po' di questo e togliamo dal vincolo di bilancio anche un po' di cuneo fiscale. Ecco, questa è un'altra proposta. Da attivista dico, quello che ho visto soffrire di più come base e come portavoce è un po' la mancanza di contatto con chi sta su, diciamo su perché sta a nord di dove stiamo noi, però... Ecco, molto più contatto con i territori, perché poi è quella la forza vera che ci portiamo lì. Se noi non conosciamo i territori non possiamo sapere cosa serve loro da parte dell'Europa. E questo è molta più trasparenza. Andare al voto non è solo un dovere, dobbiamo essere orgogliosi e avere il coraggio di cambiare le cose che non ci piacciono, quindi partecipiamo. Brevemente. E come parlamentari non avremo iniziativa di portare leggi, di proposte di legge, però se ce ne fosse una, io ho un pallino un po', la riforma della direttiva 2014 sulle società in-house, che non ha previsto i concorsi pubblici per le assunzioni. Insomma, questo aprirebbe un po' un mondo anche di speranza dei giovani e di chi rimane fuori dal lavoro, chi non ha conoscenze, soliti a umma all'italiana. Ecco, poi per esortare le persone ad andare a votare, gli chiederei, ma rispetto a 10 anni fa, ti senti più ricco o più povero? Perché se ti senti più povero o stai economicamente peggio, devi andare in Europa, perché è da lì che le decisioni vengono prese. Allora, come prima legge penso che porterei il salario minimo, anche perché la stiamo facendo in Italia e quindi se viene realizzata in Italia e non in Europa, questo provocherebbe il dumping salariale, ovvero gli imprenditori andrebbero all'estero per cercare di risparmiare, quindi è importante cercare di coordinare le politiche interne con quelle anche europee, e per cui secondo me la prima norma da portare avanti è questa. Per fare in modo che le persone vadano a votare, un po' si è già detto, non si ci può lamentare poi se le politiche dell'Unione Europea ricadono su di noi e noi non siamo andati a votare. È ovvio che per cambiare le cose non si può stare a casa, aspettare che la manna arrivi dal cielo, bisogna anche impegnarsi e andare a votare, magari votare 5 Stelle, che così qualcosa cambia. Se non ci sono altre domande, spero di... Ecco qua, perfetto. Io stavo per chiudere. Va bene, ultima domanda, dopodiché direi che vi possiamo congedare e mandarvi alle vostre famiglie. E se qualcuno dei miei collaboratori improvvisati mi aiuta, alla signora là, che è Daniela Gualazzi, ero distratto, scusami. Scusate, e sull'immigrazione come vi comporterete? Raccogliamo altre che poi dopo facciamo l'ultimo girone. È l'ultima, basta. No, magari qualcuno voleva. No, è l'ultima. Basta. Dopo 2 ore e mezzo. Chi è che risponde? Tutti? Come sei? Vuoi che... Sì, tu chi. Oddio, danno tutta la responsabilità a me che sono l'ultima arrivata.
Dunque, io condivido pienamente l'idea del Movimento 5 Stelle che, come sapete, punta molto sulla redistribuzione dei migranti, cosa che è fondamentale anche perché per permettere l'integrazione di questi migranti alla fine, no? Cioè se alla fine se se ne deve far carico soltanto un paese, è chiaro che poi ci sono i problemi che conosciamo. Dunque, soprattutto quindi puntare sulla redistribuzione per favorire l'integrazione e poi puntare sulle politiche che diciamo pure sull'incentivazione degli investimenti nei paesi da cui provengono queste persone che migrano verso l'Europa. Penso soprattutto all'Africa. Chiaramente lì abbiamo il nostro problema principale, non soltanto ci sono le guerre, purtroppo chi parte dalla guerra ha diritto all'asilo politico, ma ce ne sono tante persone che se ne scappano perché ci sono, lo sappiamo benissimo, la gente non ha da mangiare, semplicemente scappa per motivi economici, poi motivi climatici, quindi sappiamo benissimo anche che in Africa, per esempio, ci sono tante imprese che investono, ci sono tanti miliardi che arrivano in Africa, ma quelli che escono sono molto di più. Quindi diciamo che noi l'Africa la sfruttiamo, quindi non possiamo pretendere di sfruttare l'Africa e poi che la gente non venga da noi perché non può più vivere in quel posto. Quindi secondo me investire in Africa è estremamente importante e si possono sviluppare tutta una serie di politiche per incentivare gli investimenti di un certo tipo in Africa. Per esempio io mi sono occupata di Africa un po' perché nel mio percorso mi sono occupata di media e attraverso una serie di incontri ho conosciuto un'associazione che ha creato delle radio, ha iniziato a creare delle radio in Africa da quando c'è stata quella strage in Ruanda. Ecco, attraverso di loro ho iniziato un po' una riflessione per vedere cosa posso fare io nel mio piccolo per l'Africa e quindi ho iniziato una serie di conferenze sullo sviluppo dei media in Africa. Lo sviluppo dei media in Africa è estremamente importante per sviluppare la democrazia in quei paesi. Sappiamo benissimo che l'economia cresce meglio in situazioni democratiche. Ecco, nell'ultima conferenza che ho organizzato soprattutto mi interessava sapere cosa fanno queste multinazionali che investono in Africa, come investono e cosa fanno soprattutto per aiutare per lasciare un contributo positivo anche in quel paese e non solo per sfruttare il paese. E quindi mi sono chiesta, fanno qualcosa per assumere personale locale, per sviluppare il personale locale, quindi per sviluppare le competenze locali oppure no? E chiaramente sono emerse già delle differenze, soprattutto diciamo c'è la prima distinzione che si può fare tra le imprese occidentali e quelle orientali o del sud che raggruppano diciamo grossi investitori come la Cina. La Cina investe tantissimo, però è vero anche che la Cina al momento non investe molto in competenze, in sviluppo di competenze in Africa. Fanno meglio le imprese occidentali, ma potrebbero fare molto di più e l'Europa potrebbe benissimo dire le multinazionali europee devono seguire queste regole se vanno ad investire in Africa. Ci sono un sacco di provvedimenti che si possono prendere. Certo che è sempre un punto delicato, no? Come riuscire a instaurare delle regole che vanno contro a certi grossi interessi. Però io credo che si possa fare qualcosa, ma è chiaro che bisogna farlo a livello europeo, non possiamo farlo noi a livello di singola nazione. E approfitto comunque per ringraziarvi tutti quanti anche da parte mia. Grazie Massimo per aver organizzato questo evento. Ecco, scusate, volevo aggiungere una considerazione politica, puramente politica, e vi invito a dirlo a tutti quelli con cui parlate, non so, nei banchetti o per la strada. Insomma, a proposito di immigrazione, non sta passando molto nella comunicazione dei media il fatto che i partiti, diciamo così, sovranisti, quei partiti con cui si alleerà Salvini,
e la Lega, quei partiti con cui non si alleerà il Movimento 5 Stelle in sede europea, perché come sapete il Movimento 5 Stelle ha già stabilito contatti con 5 gruppi politici che hanno un nome ben preciso, uno greco, uno polacco, e diventeranno poi 7, e cercano di allearsi con questi gruppi che non sono né sovranisti né di destra né di sinistra. Ma ecco, quello che non passa è che questi stati sovranisti, l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica Ceca, fanno degli interessi opposti all'Italia per due motivi, e questo vi esorto a dirlo tutti. Primo, non vogliono abolire il Trattato di Dublino, perché hanno interesse che tutti i migranti che arrivino in Italia restino in Italia. E questo va comunicato, perché insomma in questo caso il sovranismo veramente danneggia, danneggia gli interessi nazionali. Ecco, questo va. E, ecco, questa è una cosa da comunicare, perché pare, sembra che la Lega, Salvini salvi diciamo l'Europa, l'Italia, diciamo dall'invasione. Ecco. Mi è venuta in mente una frase di Mao Zedong a proposito di immigrazione, quando disse, quando si trattava di sfamare centinaia di milioni di persone nella Cina comunista, che non bisogna dare del pesce per sfamarsi a tutti questi milioni di persone, ma dare loro una canna e un filo da pesca per imparare a pescare. E questo va traslato, come è stato giustamente anticipato, proprio in Africa e nei paesi dove vanno sviluppate le capacità imprenditoriali in loco, per evitare poi, appunto, come è stato appena detto. Bene, con grande gioia vi dico che la serata è terminata. Sono contento di essere riuscito a portare questa nave fino alla fine, fino al porto. Non so come. Grazie. Grazie ancora a tutti voi, grazie ai fedeli che ci hanno seguito, visto che ci dicono che siamo una setta, allora io vi chiamo fedeli. E forza Movimento 5 Stelle, votate 5 Stelle se volete vederne delle belle. Vai.